A me sembra semplicissimo. Basta costruire due muri in fondo alla terrazza e si ricava una magnifica camera. E si rovina la terrazza. Ma no, che non si rovina niente. No, poi è così grande, guarda, che anche sacrificandone un pezzettino non è mica... Del resto, quello che si perde fuori si può recuperare dentro, no? Recuperare come? Adesso ti faccio vedere, mi era venuta un'idea. Sai quella stanza che c'è laggiù? Si potrebbe fare una specie di veranda, una specie di giardino d'inverno. Non è difficile. Due o tre muri. Guarda. Tu staremo benissimo. Però hai ragione tu, eh? No, perché il laboratorio è meglio farlo in quella stanza lì. Sì, eh? Sì. Ah, senti, mi è venuta un'idea. Un'altra? No, nell'armadio noi possiamo mettere un bel armadio, per gli abiti finiti. Qui, qui, ecco, vedi, proprio qui. Che ti dicevo, sei convinto? Verrà fuori l'ambiente più piacevole di tutta la casa. Buongiorno. Ecco, ecco, lo vedi, c'è già dell'altra gente. Bisogna fissarlo subito, sennò ce lo portano via. Chissà se quel telefono funziona. Sì, sì, funziona. Senti, ce l'hai il numero del proprietario? Sì, qui sul giornale, 32 60 24. Sì, leggi quello, Ma non sarebbe meglio prima se... Lascia fare. Però, mica male, È un muro maestro. Ma no, non sto parlando del muro. La donna. Ah, la donna. Sì, c'è il signor Cesani, per favore? Come? Ah, nel bagno. Ah, va bene, richiamerò più tardi. Senta, mi faccia intanto il piacere di avvertirlo che io ho visto l'appartamento e sono disposto a fare il contratto. Sì, va bene, dopo parlerò con lui. Sì, se vuole prendere nota del nome? Signorina Adorni. Sì, di come domenica. Grazie, buongiorno. Ecco fatto, siamo sicure. Mi pare che oramai possiamo... No, aspetta, che possiamo? Aspetta un momentino. Scusi tanto, signorina. Se ho ben capito, lei ha telefonato per fissare questo appartamento, vero? Sì, infatti. Ecco, no, desideravo farle presente che io ho diritto di precedenza. Ah, perché? L'ha già fissato lei? No, non l'ho ancora fissato, ma avevo appunto intenzione di farlo. Beh, mi dispiace, ma l'intenzione non conta. Questo lo dice lei, io sono venuto qui prima di lei. Questo non significa nulla. Ma come non significa nulla, scusi? Io volevo affittare questo appartamento, poi arriva lei, dispone, fa, dice, telefona, senza avere nemmeno riguardo di chiedere prima se... Chiedere che cosa? C'è un appartamento da affittare, lo guardo, mi piace, lo fisso, io non c'ho bisogno di chiedere niente a nessuno. Ma come no? Ma lo dice lei, scusi. Io sono venuto qui prima e perciò l'appartamento aspetta a me. Per sogno, l'appartamento aspetta chi lo fissa per primo. Ma niente affatto. Scusi, lei non poteva fissare l'appartamento senza prima che io avessi deciso. Ah sì? Allora lei, se si pianta davanti a una vetrina a guardare un oggetto, nessuno ha il diritto di comprarlo. Ma cosa c'entra? Il paragone non calza affatto, perché se io sono dentro al negozio e sto esaminando l'oggetto, lei non me lo può togliere dalle mani. Beh, insomma, è inutile fare tante chiacchiere, ormai l'appartamento è mio. Peggio per lei. Cosa? No, dico peggio per lei se non ha telefonato prima. Ma la telefonata non conta. Ah sì? È quello che vedremo. Ah sì? Ce l'hai il numero? Che numero? Il numero del proprietario qui dell'appartamento. Sì, l'ho segnato. Dammelo un po'.
Senti, lascia perdere, tanto per te è troppo piccolo, dovresti fare un sacco di lavori. Ma neanche per sogno, ma figurati, poi mi dai i nervi quella lì, figurati se io cedo. Che numero è, dai? 3-2. Sì, tieni il telefono. Sì, sì. 3-2. 6-0. Sì. 2-4. Senti, Renata, già ascolto, guarda, lascia andare, tanto per noi è troppo grande. Ma neanche se me lo chiede in ginocchio, guarda. Pronto? Sì, per favore c'è il signor Cesani? Ah sì, lo so che è in bagno, con chi parlo personalmente? Ah, è la moglie, fortunatissimo signora. Sì, senta, poco fa ha telefonato una signorina chiedendo di affittare l'appartamento. Ecco, volevo farle notare che io ho diritto di precedenza perché sono arrivato prima, il portiere potrà testimoniare. Quindi l'appartamento lo affitto io. Sì, grazie. Vuol prendere il mio nome, per favore? Reani, Carlo Reani. No, Reani, R come Roma. Cavaliere del lavoro. Sì, dica a suo marito che io sono disposto a fare il contratto subito e che posso anche pagare 6 mesi o anche un anno di anticipo se vuole. Benissimo, mi fa sapere dopo. Va bene, la ringrazio tanto, signore. Grazie, al seguito. Adesso vedremo chi di noi due ha ragione. Oh, c'è poco da vedere, guardi. Io di qui non mi muovo neanche se vengono i carabinieri. Ed è perfettamente inutile che lei cerchi di impressionare col cavaliere del lavoro e che faccia il gradasso con i suoi quattrini. Un anno anticipato. Posso pagarlo anch'io? Sì, sì, non è dubito. Chi dice niente? Sì. Sarà bene che noi cominciamo a preoccuparci dei lavori, di quello che bisogna fare. Prendi un po' nota. Devo scrivere? Sì, scrivi, è meglio. Dunque, anzitutto, mettere dei parati nuovi a tutte le pareti. Lucidare gli infissi. Poi cambiare quelle brutte mattonelle sulla terrazza. Dunque lei è proprio sicuro, eh? Sicurissimo, signorina. Lo vede che faccio già cominciare i lavori, perciò... Scrivi tu, eh? Scrivo. Senti, mettere tutto un bel cornicione... tutto intorno. Poi aumentare... No, anzi, cambiare addirittura gli elementi del termosifone, che questi sono vecchi e brutti. Senti, va subito a casa a prendere la mia roba. Che roba? Tutto, biancheria, vestiti, metti tutto quello che trovi nelle valigie e portalo qui. Ma Renata... No, niente, ma fa come ti dico, sbrigati, prendi un taxi. Scusi tanto, signorina, ma cosa crede con questo, lei, di crearsi dei diritti per caso? Oh, io non ho bisogno di crearmi, i diritti ce l'ho già. Senta, vuole un consiglio, allora? Sì. Risparmi un viaggio inutile alla sua cameriera. Ma... Cameriera? Ma come si permette? Sì. La signorina è una duchessa. Ah, pardon, una duchessa. Non si direbbe. Cioè, non sapevo, no. Ma, ecco, appunto, le dico, è inutile incomodare la duchessa. Poi non capisco che cosa pensa di ottenere portando qui le sue valigie. Prendere possesso dell'appartamento. Ah, sì. Beh, ma che cosa fai? Che aspetti? Devo andare. Ma certo che devi andare, spicciati. Ah, va? Filippo, vai in albergo a prendere la mia roba. Anche tu? Anch'io, si capisce. Certo, prendi 2 valigie, metti dentro tutto quello che trovi e portale qui, subito. Anzi, vai con Antonio, fatevi aiutare da Antonio, prendete la macchina così fate prima. Va bene. Permesso. Prego. Bene. Anche questa volta arrivi in ritardo, L'idea l'ho avuta prima io. Beh, l'idea non conta, cara signorina, bisognerà vedere quali valigie arriveranno qui prima. Beh, anche se le sue valigie arrivassero prima, questo non significherebbe nulla. Beh, questo lo dice lei, signorina, perché potrei sempre impedirle di portare le sue. Ah, sì? Allora, per il semplice fatto di aver portato qui le valigie, lei si crederebbe in diritto di cacciarmi via. No, per carità, no, io non caccerei mai via nessuno, io sono un galantuomo, no? Le permetterei di restare, sì, ma come mia ospite. Ma che ospite, mi faccia piacere. $32.60.24. Grazie. Prego. Ebbene, Adriano, vuole che glielo regga io? No, non importa. No. Grazie. Prego. 32. 60.24. Signor Cesani, per favore. Ma... Scusi. Ma ancora nel bagno? Ma che fa? Si è addormentato. Sì, sì, sono la signorina che ha telefonato prima. Senta, mi faccia la cortesia, quando esce, le dica di telefonare qui, è molto urgente. Grazie. Thank you.
Posso? Grazie. Andiamo, signorina, ma perché così arrabbiata con me? Arrabbiata io, ma per carità. Come no? Disdegna persino il fuoco del mio accendino. Dico, dopotutto siamo due concorrenti per l'affitto di un appartamento, ma non occorre che ci trattiamo come due nemici, no? Anzi, se permette, vorrei presentarmi. No, non si incomodi, non è necessario. No, era un semplice atto di cortesia, perché quando parlo con una persona che non mi conosce, ritengo mio dovere farle sapere chi sono. Sì, ma io non ci tengo a saperlo. Non insisto. Peccato, però. Peccato che lei la prenda così, perché sicuramente sarò costretto ad avere dei rimorsi. Dei rimorsi? Sì, cara signorina, dei rimorsi. Perché quando sarò sdraiato qui su una comoda poltrona ad osservare il tramonto da questa terrazza, non potrò fare a meno di sentire il rimorso di averle dato un dispiacere. E questo, mi creda, diminuirà di molto il mio godimento. Non si preoccupi, perché ad ammirare il tramonto in una comoda poltrona su questa terrazza non ci sarà lei, ci sarò io. Molto difficile. Ah, è sicuro. Senta, signorina, vuole un consiglio? Non insista. È lo stesso consiglio che vorrei dare a lei. Guardi che io sono un uomo ostinato e quando mi metto in testa una cosa la ottengo, sono capace di arrivare perfino in tribunale. E io, si figuri, arrivo in Cassazione. Sì, va bene, la vedremo allora. €4,50. Che cosa? La lunghezza di quella parete, l'ho già misurata io. Quella è molto più lunga, sono quasi 9 metri. Mi dispiace tanto, signorina, ma questa volta in ritardo è arrivata lei. Pronto? Dica tutto, sì. Chi? Non lo so, attenda un momento. Lei si chiama Eleonora? Io no, perché? No, perché cercano una signorina Eleonora, credevo. Non si chiama Eleonora lei? No. No, vabbè, non c'è nulla di male. No, mi dispiace, ma qui non c'è nessuna Eleonora. E dove? Che ne so io, non lo so, qui non c'è nessuno. Prego, buongiorno. Oh, sì. Ah, pronto? Sì, sono ancora io, Reani. Senta, è uscito dal bagno il signor Cesani? Come? Ma perché? E dove? Ah, ho capito, perché lei le ha detto, sì. Ah, e lui ha detto che... Ah, benissimo, sono contento. No, va bene così, signora, allora. Perfetto, d'accordo. Grazie infinite, ossequi. Ah, beh. Ecco, no... benissimo. Oh, dunque, vediamo un po' se qui ci sta. Così tanto, eh? No, forse meglio... Ma vi potrei sapere anch'io che cosa fa il signor Cesani? È uscito. Dal bagno? No, è uscito da casa. Non ha potuto telefonare perché aveva un appuntamento urgente, ma ha detto che appena può verrà qui. Quando? Appena si è liberato di questo impegno. Va bene. L'aspetterò. Oh. Anch'io l'aspetterò. Oh, dico, speriamo che faccia presto perché manca un quarto all'una e io comincio... Lei no, eh? Permesso? Chi? Oh, meno male, ecco qua le mie valigie. Dove posso Bravo. Mettere, dottore? Beh, mettile lì, in quell'angolo vicino al muro. No, scusi, ma questa valigia è mia. Ma come quella valigia è sua? Sì. Oh. È sua, però. Ah, anche questa è mia. Scusi, sta? Prego, signorina. Ma come sono... Ma dico, ma cosa hai fatto? Hai portato sulle valigie della signorina? Sai, abbiamo trovato giù quella povera donna, la duchessa, sai, carica di roba. Il portiere non c'era, l'ascensore, lo sai, non funziona. E allora abbiamo pensato di darle una mano. Non bella fare, ma lascia stare. Ma posso più? Povera Isabella, sono finisce tanto, sai. Scusami, mettiti a sedere, dai. Dove mi metto a sedere? Non c'è neanche una sedia? Ma mettiti sulla valigia. Eccolo. No, non su quella. No, mettiti a sedere sulla mia. Ecco qui. Brava. È stato bene a portare anche Giacomino qui. E questo che cos'è?
Ah, non lo so, me l'ha data col signore, deve essere una radio. Ah. Questa è roba tua. Grazie. Questa non è certamente nostra. Sì, sì, è mia. Questa è la posta che ho trovato in albergo. Sì. Ah, sì, sì. C'è bene. Anche la lista delle telefonate, ce n'è una da Torino. Sì, va bene, va bene. Ricordati che Basile e Castelli ti stanno aspettando. Mandali all'inferno. Ma no, li hai invitati a colazione. Ah, già, è vero, sì. Eh beh, io non ci posso andare adesso. Fammi un favore, va tu, di che ho da fare e mettetevi a tavola. E tu quando vieni? Appena posso. Non posso mica lasciare l'appartamento adesso, se no lo perdo. Ma ci tieni tanto ad averlo? No, non ci tengo affatto, ma non lo voglio cedere a quella lì. Senti, Carlo, permetti che ti dica... No, 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 fammi un favore, non mi dire nulla. Filippo, vai e rimandami la macchina più tardi con Antonio, eh? Allora, Antonio, andiamo. Buongiorno. Allora, cosa avete deciso? Niente. Lui non cede e io neppure. Se vedessi che bella macchina che sta, guarda, deve essere ricchissima. Sì, la prosopopea di tutti i suoi quattrini. È odioso. Grazie. Anche la musica per farci dispetto. Senti, Renata, dammi ascolto, guarda, di appartamenti ce ne sono sì, tanti. Sì, lo so, me l'hai già detto, ma tanto è inutile, ormai mi sono fissata su questo. Va bene, e non ci rinuncio. Lo so, quando ti sei messa in testa una cosa non c'è niente da fare. Dove vai adesso? Vado a casa, non c'è senso restare tutte e due lì sedute sulla valigia. Poi devo dare il lavoro alle ragazze, ricordati, oggi nel pomeriggio viene la signora Milton per la prova, tu ricordi? Sì, pensaci tu, fa piacere, io non so quando sarò libera qui. Ma è quasi l'una, non vuoi mangiare? Non importa. Vado. Mi pare un po' giù la duchessa, eh? È inutile che faccia della stupida ironia. È decaduta. Eh beh, si vede. È una donna intelligentissima e ha un gusto squisito. Ma a giudicare da come si veste non si direbbe. Per sua norma sappia che le signore più eleganti si vestono da lei. Sì? Sì. Ma perché, una sarta? Sì, una sarta, una grande sarta. Perché, le sembra strano che una duchessa faccia la sarta? Oh no, tutt'altro. Anzi, è una consuetudine che si va diffondendo sempre di più. L'aristocrazia che fa concorrenza al proletariato. Scusi, anche lei è duchessa? No, io non sono niente. Tanto meglio, perché i titoli nobiliari mi mettono sempre un po' a disagio. Scusi se sono indiscreto, anche lei fa la sarta? Aiuto la mia amica, siamo in società. Ah, sì? Ah, interessante, molto interessante. Allora vorreste adoperare questo appartamento come sartoria? Sì, esattamente. E lei, se è lecito, come vorrebbe usarlo? Come abitazione? Sì, come abitazione, sì. Ha una famiglia numerosa. Io? No, io non ho famiglia. Io sono solo. Solo? Sì, solo. E per lei solo pretende un appartamento così grande? È appena sufficiente. Appena sufficiente? Ma come? 5 camere, un salone, doppi servizi. Ma le pare giusto che tutto questo appartamento debba essere sprecato per un uomo solo? Senti che razza di ragionamenti. No. Allora le pare giusto che questo appartamento debba essere sprecato per una signorina e una duchessa che si divertono a fare le sarte? No, caro signore, lei si sbaglia. Noi non ci divertiamo, noi lavoriamo. Lo so, ma come vanno queste cose. Un giorno tra un bridge e una canasta salta fuori una con una magnifica idea. Perché non mettiamo su una sartoria? Carinissimo! Ma che cannonata! Così sprecano un po' di quattrini, buttano via un sacco di stoffa e dopo un po' naturalmente ritornano al bridge e alla canasta. Anche questa volta lei si sbaglia, non è come lei dice. Noi lavoriamo perché ci piace lavorare. Andiamo, sì. Il lavoro non piace a nessuno, il lavoro che eleva, il lavoro che nobilita. Sono tutte fandonie inventate dagli oziosi per obbligare gli altri a lavorare. Per un cavaliere del lavoro sono delle belle teorie, non c'è che dire. Per la verità le ho acquisite proprio lavorando. Immagino quale deve essere il suo lavoro. Starsene in una comoda poltrona e guadagnare sul lavoro degli altri. Cara signorina,
Vede, la scusi. L'umanità si divide in due categorie. Sì. Quelli che lavorano e quelli che non lavorano, anzi quelli che fanno lavorare. Bene, io preferisco appartenere alla seconda categoria. Ecco, io invece sono orgogliosa di appartenere alla prima. Beata lei, chi si contenta, gode. Scusi, no? Scusi, mi permetto? Ah. Prego. È questo l'appartamento da affittare? Sì, è questo, ma è già affittato. Da loro? Sì, da noi. Hai visto? Te l'avevo detto che saremmo arrivati troppo tardi. Ma potevi venirci prima tu, lo sai che fino a quest'ora sono occupato. Oh, peccato, guarda che bella terrazza. Scusi, la possiamo vedere? Ma è inutile, le ho detto che è già affittato. Ma era solo per curiosità. Ah, sì, c'è per curiosità, la possono vedere. Sì, si accomodi. Grazie, grazie. Ma la potrebbe anche smettere con questa radio. Abbia pazienza, vorrei sentire le quotazioni di voi. 3.533. Ha sentito, la tessile lombarda ha perso altri 15 punti. Ne ho tanto piacere. Anch'io, perché proprio ieri ho venduto tutte le azioni che avevo. Che peccato, era proprio quello che ci voleva per noi. Cercavamo appunto un appartamento con la terrazza a livello. E sa, era l'ideale per i bambini, invece di farli uscire mi si mandava in terrazza a giocare, a prendere un po' d'aria. Certo, naturale. Perché loro ne hanno molti di bambini? Noi no, veramente non siamo ancora sposati. No? No. E già si preoccupano. Meglio essere previdenti, no? Ah. Noi vorremmo averne molti, speriamo che vengano. Speriamo. Ma il guaio è che finché non abbiamo trovato casa non ci possiamo sposare. Veramente noi potremmo sposarci lo stesso, ma lei non vuole. Ma si capisce che non voglio, dovrei andare a abitare con i suoceri, ci figuri. Sono tanto buoni, tanto carini, ma è meglio che ognuno abbia la sua libertà, non le pare? Come no? E loro ne hanno molti? Di che cosa? Di bambini. Noi? No, non ne abbiamo. Beh, allora, anche per loro speriamo che vengano. Speriamo. Grazie, eh. Scusi, non è tanto fastidio. Ma prego. Arrivederci. Arrivederci. E auguri. Grazie. Vabbè, perché fa quella faccia? Cosa ho detto? Che non abbiamo bambini. Per quello che mi riguarda è esatto. Adesso non so se lei... Ma come si permette? Ma io sono una signorina. Ah, pardon. Vuol sentire il segnale orario? È interessantissimo. No, ma... Forza. Sono le ore 13. Perfetto. Senta, signorina, vorrei proporle una tregua. Che tregua? Beh, ecco, una tregua alimentare. Perché non andiamo a mangiare? No, io non mi muovo di qui. No, ma possiamo andare a fare colazione insieme, così ci possiamo sorvegliare a vicenda. Sì, vada pure a mangiare, nessuno li impedisce. Grazie tante, se non se ne va lei non me ne vado neanch'io. Allora. Perché non... Allora scusi tanto, mi permetto. Ma che cosa vuole? No, niente, vorrei soltanto telefonare, mi dispiace. Ecco qua. E telefono al ristorante perché... Pronto, l'Eccelsior, mi passa il ristorante, sono Reani. Sì, grazie. Oh, Alberto, benissimo. Sì, sono Reani, senti, volevo ordinare una colazione per due. Sì, me la mandi subito? In via Cappuccini 19, ultimo piano. Ecco, che cosa ci mandi? Bene. Signorina, il prosciutto come lo vuole? Cotto o crudo? Né cotto né crudo. Beh, insomma, manda un po' cotto, un po' crudo, poi vediamo. E dopo? No, voglio sapere, fai te, mi fido di te, eh? Mi raccomando, una... Sì, anche il dolce, naturalmente. Sì, il più presto possibile, eh? Bene. Grazie, arrivederci. Permette? Cosa, vuole ordinare anche lei una colazione? Ma no, io vorrei avere notizie di questo signor Cesani. Beh, ma non lo stiamo aspettando. Potrebbe essersene dimenticato. Giusto. Scusi. Prego. Allora? Ma niente, è che occupato. Che notizie ci sono? Occupato ancora? Ecco.
fa una rabbia questo signor Cesani. Se non può venire, almeno telefoni. Andiamo, signorina, lasci stare, non si preoccupi. Piuttosto, guardi, ecco qua. La tavola è bella che pronta e apparecchiata. Senta, che cosa ne dici? Vi ripeto che è inutile che si disturbi, io non ho appetito. Non si preoccupi, non c'è nulla di meglio per far venire l'appetito che vedere qualcuno mangiare. Non è molto elegante, ma insomma con un po' di fantasia. Certo mancherebbero i fiori, I fiori dove li troviamo qui? Oh, guardi cosa c'è. C'è una vecchia piantina, guardi com'è ridotta. Probabilmente gli inquilini che c'erano prima se ne sono dimenticati. Beh, anche qui bisognerà lavorare con un po' di fantasia, immaginare le foglie lucenti, i fiorellini variopinti. Senta il profumo, Le piace? La mettiamo sulla tavola, sarà elegantissima. E adesso, signorina, ho da proporle una tregua. Per un momento lasciamo la nostra rivalità. Casomai, se vuole, la riprendiamo dopo colazione. Lei, per esempio, in questo momento sta morendo dalla voglia di fumare una sigaretta. Bene, io le assicuro che accettando il fuoco del mio accendino non rinuncia a nessuno dei suoi diritti. Sorride? Oh, meno male. Credevo che non ne fosse capace. Vuole accettare una delle mie? Ecco, prego. Grazie. Prego. Ah, tregua accettata? Accettata. Meno male. Possiamo metterci a sedere? Ma sì, sediamocela. Eccomi. Insomma, non esce Maxim, ma... Possiamo anche conversare? Conversiamo pure. Già, ma di che cosa conversiamo? Io non so niente di lei niente di me... Sarò fatalmente costretto a farle delle domande. Se sono discrete. Ma è padronissima di non rispondere. Beh, che cosa vuol sapere? Non so, per esempio, lei ha famiglia? Certo che ce l'ho. Padre, madre e due sorelle. Ah, ecco. No, dico, i suoi non saranno preoccupati non vedendola ritornare a quest'ora, no? No, i miei non si interessano a quello che faccio io. Ah, sì? Ma perché non è in buoni rapporti? Oh, ottimi, ma io vivo per conto mio e loro non si occupano dei fatti miei. È l'unico modo per andare d'accordo. Ma perché mi fa queste domande? Così, per tenere sulla conversazione. Se vuol fare qualche domanda a me, è padronissima, sono pronto a rispondere. Oh, grazie, ma io non ho niente da chiederle. Bene, allora continuerò io. Mi dica un po', come mai, perché è in urto con la sua famiglia? Oh, perché me ne sono andata di casa. Per essere indipendente. E queste cose nella mia famiglia non si ammettono. Ah, capisco. Perché i suoi disapprovano l'idea della sartoria? Dicono che la mia amica è una pazza e che io sono più pazza di lei. Ma cosa dovevo fare? Non potevano certo pretendere che passassi tutta la mia vita ad aspettare. Aspettare cosa? Come che cosa? Quello che aspettano le cosiddette signorine di buona famiglia. Un marito. Un marito? Già, un marito. Ah, scusi signorina, non capisco, ma... E perché non si è sposata allora? Perché non ho mai trovato un marito di mio gusto. Ah, ecco, volevo ben dire. No, perché mi pareva strano che una signorina così graziosa, così... piacente... Grazie. Non si disturbi coi complimenti. Lo so. Ho tutte le qualità necessarie, tutti i requisiti tradizionali. Sì, ma si vede che... E poi quando una è giovane non ci pensa, le sembra di avere tanto tempo davanti a sé. Domani. Poi il tempo passa e un giorno ci si accorge di aver aspettato inutilmente. Per nulla. Beh, ma io l'annoio con tutte queste chiacchiere. No, tutt'altro. Continui pure. Ma che altro vuoi sapere? Oh, guardi, deve essere per... Ah, benissimo. Finalmente, avete fatto presto. Dovete apparecchiare? Beh, è qui sulla cassa, non c'è altro. Mi raccomando, metti tutto qui bene. Ah, meno male, l'ho fatto presto, Così fra poco si mangia. Beh, certo che non c'è che dire, Da qui il panorama è proprio ragguardevole, vero? Sì, basta che non vi costruiscano davanti un grattacielo. Questo è probabile.
Anzi, a dire la verità, direi che è molto probabile. Se fossi in lei non correrei questo rischio. È lo stesso consiglio che do a lei. Sì, perché sa, fanno presto qui, ci sono... Dottore, che hanno come posto. Ah, grazie. Devo apparecchiare? No, 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 facciamo da noi. Basta che ritorni tra un'ora a prendere tutto. Molto bene. Com'è? Grazie, buon appetito. Tante grazie, arrivederci. Perfetto. Signorina, è pronto? Oh, mangi pure. No, andiamo. Mi viene malinconia a mangiare da solo. Non vuole almeno farmi compagnia? E vabbè. Ecco. È proprio lo desidero. Grazie, sia gentile. Ecco, si accomodi. Oh. Allora, vediamo un po'. Ah, c'è il prosciutto. Qui non la tenta questo prosciutto, davvero? No, no, grazie. Guardi che corre il rischio che io mi mangi tutto, sa? Beh, non importa. Allora, mi dica, è contenta di avere conquistato la sua libertà? Contenta? Mm. Ma non so. La libertà si desidera molto quando non si ha, ma poi, quando si ottiene, non si sa che farne. Ma come non si sa che farne? Lei adesso è una donna libera, indipendente, può fare quello che vuole, può anche... Andarmene col primo che capita. No, non volevo dire questo. Ma sì, sì. È così che si intende normalmente la libertà per una donna. Ma chissà, se mi fosse capitata l'occasione, forse... No, andiamo. Immagino che a lei le occasioni non dovrebbero essere mancate. No, 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 no. Gli uomini hanno una maledetta paura delle signorine per bene. E io chissà perché sembra che ce l'abbia scritto in fronte. E se ne lamenta? No, non me ne lamento, ma... non ho neanche ragione di vantarmene. Senta, mi dia da bere, ho sete. Oh sì, si immagini. Anzi, scusi tanto se non ci ho pensato prima. Ecco, signorina. Grazie. Certo che così a digiuno, il vino. Senta, almeno un pochino di pollo in gelatina. Guardi, le assicuro che è buonissimo. Beh, un pezzettino, eh? Sì, sì, sì. Ecco, un pezzettino tanto per assaggiare. Sì. E per farmi compagnia, va bene? Grazie. Ecco, allora... dicevamo che lei... No, oh, basta parlare di me, non sono un argomento interessante. Al contrario, devo dire che la trovo interessantissima. Sì? Eh sì, lei ha un modo di esprimersi molto curioso. È veramente un tipo di donna che io non conoscevo. Oh no? La signorina di buona famiglia manca alla sua collezione? No, no, non mi fraintenda, no. No, volevo semplicemente dire che... le donne che conosco io sono pressappoco tutte uguali. Lei invece no, perché ha un modo di dire le cose, un modo di pensare, come... come una vecchia zitella. No, come una donna senza illusioni. Senta, scusi, quanti anni ha? Ah, no, molti, troppi. Non si chiede l'età alle donne. Ha ragione, mi scusi. Senta, signorina... io vorrei, cioè, mi sarebbe venuta un'idea. Mi dica. Mi dica, non è tanto facile. Lei è una donna di spirito, sì? Sì, sentiamo. No, ecco, niente, questo. Senta, perché invece di litigare per questo appartamento, perché non lo prendiamo insieme? Come insieme? Vuole associarsi alla nostra sartoria? No, no, niente sartoria, no, no. Io le propongo un accordo fra noi due. Lei ed io soli. Senza sartoria, senza duchesse. Come prendere l'appartamento noi due? Per che farne? Così. Ah. Scusi, lei poco fa ha detto che se le fosse capitata l'occasione... E allora io ho pensato che forse... Che poteva essere lei l'occasione. Appunto, visto che il caso ci ha fatto incontrare. Sì, sì, lei è molto sbrigativo e direi anche... così, un po' troppo... disinvolto? Ecco. È offesa? No, 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 perché dovrei offendermi? Lei ha preso la lettera delle mie parole, la colpa è mia, ma io non credevo che... Basta, la prego. Non dica altro. Ho capito di aver sbagliato, gliene chiedo scusa. Anzi, ritiro la mia proposta. Anzi, e la scongiuro di dimenticarla.
L'ho già dimenticato. Non mi serve rancore? No. Pace? Pace. Dunque, che c'è altro? Il dolce, Santo Marè. Le piace? È il dolce che preferisco. Davvero? Beh, sono contento di aver indovinato. Ecco. Scusi. Sì. Basta, grazie. Lei penserà che io sono una stupida? Perché? Ma perché mi do l'aria della donna pregiudicata e poi invece... Non capisco. Che cosa vuol dire? Si spieghi. Ma niente. Ripensavo alla sua proposta. Ah. Ma non è affatto disprezzabile. Lei è un uomo ricco. Probabilmente è anche generoso. Abbastanza. Ma chissà, forse mi pentirò di non aver accettato. Anzi, mi pentirò certamente. Ma è il destino. Sbagliarsi, pentirsi... E a forza di sbagliarmi, di pentirmi, un giorno finirò come la zia Angelina. Lei non lo sa come la zia Angelina. No. È buffissima. Ha più di 50 anni e veste come una ragazzina. È tutta bionda. Si fa le labbra a cuore e ha le pareti della stanza tutte tappezzate con le fotografie di Marlon Brando e Richard Burton. Anche lei un giorno... Ha avuto una proposta, sì, come quella che lei ha fatto a me. L'ha rifiutata e ha passato il resto della vita a pentirsi di averla rifiutata. Che shock. Ah, le foglie morte. È bella questa canzone, vero? Un po' vecchia forse. La cantavano ai tempi di mia zia Angelina. Lo sa che sarei tentata di prendere in considerazione la sua proposta? Mi dispiace, signorina. È troppo tardi, l'ho già ritirata. Come? Adesso non vuole più? No. Ma come? Qualche minuto fa, senza tanti complimenti, mi ha offerto di... Sì, sì, ma l'ho anche pregata di dimenticare le mie parole. Si è pentito di averle detto? Sì, mi sono pentito. Ma perché? Beh, vede, signorina, io ho l'abitudine di obbedire all'istinto. Di seguire la prima ispirazione, la prima idea che mi viene in mente senza pensarci su, senza ragionare. È come se una voce misteriosa di dentro mi dicesse quello che devo fare. E per esempio, una volta ricordo che ero su un treno e c'erano due persone che parlavano della vendita di una filanda. E ad un tratto ho sentito la voce misteriosa che mi ha detto, comprala. Beh, le assicuro che non sapevo nemmeno che cosa fosse una filanda, però io l'ho comprata lo stesso. Ed è stato il miglior affare della mia vita. Ma che c'entra la filanda? No, no, appunto. Era per spiegarle. Io ho molta fiducia in quella voce. Mi ha sempre consigliato bene. E poco fa, mentre lei parlava, ho sentito la voce che mi ha detto... E allora le faccio un'altra proposta. Vuole sposarmi? Sposarla? Ma che dici? Sposarmi, diventare mia moglie. Ma lei vuole scherzare? Ma niente affatto, le pare che si possa scherzare su un argomento simile? E capisco che lei sia sorpresa, dire la verità, un po' sorpreso lo sono anch'io, ma no. Ma via, ma lei veramente ha intenzione di sposarmi? E non gliel'ho detto. Cosa vuole? Glielo metto per iscritto? Ma com'è possibile? Ma lei mi conosce appena, anzi, non mi conosce affatto. Come le può essere venuta in mente un'idea simile? Ma questo non lo so neppure io. Mi è venuta così, è la voce. È la voce misteriosa che mi ha
Allora, che cosa mi rispondi? Ma... Dunque? Ma cosa vuole che le risponda? Mi sembra così assurdo. È la prima volta che mi capita una cosa simile. Benissimo, tanto meglio. Se non altro abbiamo il vantaggio dell'originalità. Guardi un po', all'antipasto non sapevamo che cosa dirci. Al pollo in gelatina le ho chiesto di diventare la mia amante. Al dolce le ho proposto di essere mia moglie. E mi sembra che non avremmo potuto procedere con maggiore celerità. Allora, guardi, se lei è d'accordo, facciamo le pubblicazioni e ci sposiamo. No, no, un momento, mi fa venire le vertigini. Mi lasci almeno pensare. Ma pensare che cosa? Cosa deve chiedere? Permesso a papà, alla duchessa del Caduta? Ma no, no, io non devo chiedere permesso a nessuno, ma sono confusa, assordita. Certo, signorina, veramente, lei mi meraviglia. Poco fa sembrava quasi disposta a diventare la mia amante e adesso che le propongo di essere mia moglie, esita, non sa che cosa rispondere. La cosa è molto diversa, quello era un affare come l'acquisto della filanda, che se va male, pazienza, ma il matrimonio... Il matrimonio è per tutta la vita. Beh, questo la spaventa. No, ma per sposarsi bisogna volersi bene, bisogna amarsi. Io non posso essere innamorata di lei. Oh, ma neanche io sono innamorata di lei. Beh, che importanza ha? L'amore verrà poi. Già, e se non verrà? No, ma non sia pessimista, verrà. E se non verrà, pazienza, vuol dire che invece di amarci staremo come dei buoni amici, come due compagni. Guardi che ce ne sono tanti di matrimoni senza amore, eh? E pare tra l'altro che finiscano per essere più felici. Allora, che cosa decide? No, no, su via, decida senza pensarci tu. Guarda che se si comincia a riflettere non si combina più nulla, eh? Allora? Ma cosa c'è? Qualche altra difficoltà? Qualche cosa? No, no. È meglio prevedere tutto, no? Va bene. D'accordo, prevediamo tutto. Dunque, cosa c'è? Mi dica. E se io... Forza, avanti, l'ascolto. E se lei... E se io mi innamorassi di un altro? Beh, adesso non complichiamo le cose. Esiste quest'altro? No, no, adesso no, ma può anche darsi che mi capiti di incontrarlo un giorno. Scusi, non capisco. Si spieghi bene, cosa vuol dire? Forse le sembrerà stupidamente romantico quello che le dico, ma vede, le donne... Tutte le donne sognano l'amore... Si può dire che vivano per questo. È la pagina più importante della loro vita. E anch'io l'ho sognato, l'ho aspettato. Non l'ho avuto. Forse non l'avrò mai. Ma se accettassi di sposare lei... Ho capito. Lei non vuole rinunciare alla sua pagina d'amore. Mi scusi se sono stata sincera. No, no, affatto. Anzi, ha fatto benissimo. Sì, ma dico, non potremmo cercarla di scrivere insieme questa pagina d'amore? Magari. Ma se poi mi capitasse di scriverla con un altro? E dalli con quest'altro. Ma sa che lei ha delle belle pretese, eh? Sposare me e innamorarsi di un altro. Ma no, scusi, le pretese ce l'ha lei. Mi propone un matrimonio come si propone un contratto per una società. E io dovrei accettare senza neanche conoscere le condizioni. Anche nelle società è prevista l'ammissione di nuovi soci. Ah, siamo freschi. Qui rischiamo di mettere su una cooperativa, allora. Senta, signorina, voglio farle una proposta. Un'altra? Sì, per forza, dal momento che c'è quest'altro. Ma no, io non ho detto che c'è, ho detto che potrebbe esserci. Ecco, peggio, perché se ci fosse, la cosa sarebbe più semplice. Lei non avrebbe che scegliere tra me e quest'altro. Ma invece proprio il potrebbe esserci che complica tutto. Tutti gli affari hanno un margine di imprevisto. Ah, grazie tante. Non so nemmeno con chi dovrò dividere gli utili. Beh, forse questa volta la sua voce si è ingannata. No. Guardi, la mia voce non si inganna mai. Dunque, l'ho detto che le voglio fare una proposta, eh? Allora, le propongo una soluzione franca, onesta, leale, Noi ci sposiamo. Vorrà dire che se a un certo punto arriverà questo malaugurato altro, cosa vuole che le dica? Ma come, lei è disposto a sposarmi a queste condizioni? Per forza, non ho altro da fare. Scusi, io le ho chiesto di diventare mia moglie, no? Ma non posso né offrirle né chiederle l'amore. D'altra parte, lei non vuole rinunciare a questa sua pagina d'amore. E io rispetto benissimo questo suo desiderio. Vorrà dire che se sfogliando il libro della sua vita lei la troverà, mi avvertirà e noi
Così, semplicemente, senza tragedie. Sì, così, semplicemente, senza tragedie. No, basta che siamo d'accordo che lei mi avvertirà prima, non dopo. Si capisce. Ecco, siamo d'accordo su questo punto, eh? Perfettamente. Altre obiezioni? No, niente. Allora, possiamo decidere? Decidiamo pure. Benissimo. Allora, le rinnovo la domanda. Signorina, vuole diventare mia moglie? Sì. Oh, sono contento, grazie. Un altro goccino? No. Ma sì, venga. Ci arriviamo per festeggiare, no? Ecco, tenga. A proposito, come si chiama lei? Ah, Renata. Ah, ecco. E lei? Io, Carlo. Senta, dunque, qui l'appartamento è abbastanza grande, no? Poi ci siamo noi due. Ma... Io sulle terrazze, però, se sono tutti d'accordo. Sei tu, Isabella? Senti, ho bisogno di un favore. Telefonami tra poco per dirmi che hai bisogno urgente di vedermi. Oh, ho degli ospiti in casa e non so come liberarmi. Figurati che uno si è messo al pianoforte a suonare una sua composizione e non la smette più. Sì, telefonami che devo essere da te alle 5. Ma no, ci vuole una ragione importante. Non so, inventa qualche cosa. Sì, che ti è capitato un guaio, che ti senti male, che devo accompagnarti dal medico. Adesso non posso spiegarti. Mi raccomando, alle 5 precise devo essere con te. Sì, grazie. Addio. Ma come, eri qui? Sì, ero qui, sì. E che facevi? Ma niente, dormivo. Sono ancora crollato. Sì, ancora. Ma non avevi detto che c'era una persona che ti aspettava nello studio? No, ma non era vero. Volevo schiacciare un pisolino. Ma potevi andare di sopra. Ma qui si sta meglio, poi c'è questo venticello così piacevole. E fino a quando hai dormito? Finora, credo. Forse ti ho svegliato io. Sì, forse. E quando sono entrata? Ma può darsi, non so. O adesso? Non lo so. Perché? Che importanza... Ah, no, nessuna. Oh, applaudono. Ha finito. Bisogna andare di là. Speriamo che non ricominci con un'altra composizione, però. Per carità. Ringraziamo, maestro, di averci fatto godere questa sua nuova, magnifica composizione. Oh, magnifico, stupendo. Con questa suite è riuscito a dare un'impressionante evidenza tragica. Dì qualche cosa anche tu. Cosa vuoi che gli dica? Non vedevo l'ora che la piantasse. Bravo, fatti sentire. Speriamo non si sia accorto che dormivi. È una musica che concilia il sonno. Sta zitto. E come intitolata questa suite, maestro? Angoscia in una miniera di pitchblenda nel Pakistan. Me l'ero immaginato. Mi è parso, infatti, adutato di sentire il rumore delle perforatrici. No, niente perforatrici. Picconi, sudore, carne macerata dalla fatica, affanno, disperazione. Non so se sono riuscito a dare la sensazione della stanchezza. Oh, sì, certo, maestro. Scusate. Sì, pronto. Chi? Ah, duchessa, buongiorno, dica. Sì, subito. C'è la tua amica Isabella al telefono. Ah, e cosa vuole?
Ma non lo so, immagino che vorrà dirti qualche cosa. Fammi il piacere, parlale tu. Io? Pronto? Sì, duchessa, vuole sapere Renata che cosa vuole? Ah, ho capito, attenda. Dice che le è capitato un guaio. Oh, mi dispiace, che cosa le è accaduto? Renata chiede che cosa le è accaduto. Ah, sì? Ah, perbacco, riferisco subito. Ma dice che sta poco bene, vorrebbe andare dal medico e vorrebbe che tu l'accompagnassi. Io non posso, ho degli ospiti. Dice che non può, che ha degli ospiti qui. Oh, mi dispiace, davvero. Se glielo dico subito. Ma dice che è molto grave, che ti spiegherà tutta voce, ti scongiura di andare da lei. Ma come faccio? Ma, signora, se per noi non si preoccupi, ce ne andiamo. Ma sì, certo, e poi è tardi. Mi dispiace, stavamo così bene. Ma, io non so che cosa le sia capitato, ma certo che se dice così... E allora che cosa le devo dire? Che va bene, che andrò. A che ora dobbiamo essere da questo benedetto medico? E dice che va bene, che verrà. Vuol sapere a che ora dovete essere da questo benedetto medico. Alle 5? Alle 5 precise? Va bene, grazie, riferirò. E auguri, duchessa, Alle 5 precise. Oh, figuriamoci, sono le 4 passate. Signora, grazie per la sua gentile ospitalità. Sì, grazie a lei, maestro, per il godimento che ci ha procurato con la sua musica. Io spero che avremo ancora il piacere di ascoltarla. Oh, certamente, tornerò, signor. Tornerò. Bravo, maestro, ci contiamo, ritorno. Oh, e si ricordi che tutte le domeniche vengono a casa mia degli amici, scrittori, giornalisti, artisti? Sì, l'aspetto, vero? Ah, sì, signora, non mancherò. Arrivederla di nuovo, maestro. Arrivederci la signora, grazie tanto. Maestro, grazie, complimenti e torni presto. Beh, con voi non faccio complimenti, scusatemi, ma devo andare a vestirmi. Se vuoi possiamo fare una strada insieme. Vado proprio dalle parti dove abita Isabella. No, ma oggi Isabella non è in casa, è da sua zia. Scusami, sai, ma ho tempo per cambiarmi. Dai, per carità. Ah, e grazie di tutto. No, ma di che, per carità. E allora, Filippo, vai tu dall'avvocato? Volentieri, ma mi devi dare i documenti. Sì, te li vado a prendere. Grazie. Tu che fai? Niente, devo fare un salto dall'avvocato, ma posso andarci anche più tardi. Se vuoi ti accompagno. Dove? Non so, dove ti pare. Adesso vado dal parrucchiere. Va bene, ti accompagno dal parrucchiere. Ma no, scusa, cosa vieni a fare dal parrucchiere? Scusa, ne avrò per più di un'ora. Non importa, aspetto. Ma che aspetti, scusa, che aspetti? Ma fammi il piacere. Scusa, dicevo così, ma se non vuoi... Ma certo che non voglio. Dobbiamo sempre rimanere legati a filo doppio, anche dal parrucchiere. Ah, guarda che stasera tornerò a casa tardi, ho il bridge da Marcella. E a che ora finirai? Non lo so, finirò quando finirò. Non posso mica lasciare lì un rabba. No, per carità. Ma è che vorrei sapermi regolare, perché questa sera dopo cena deve venire Guarnieri, perché deve parlarmi di un affare. Ah, benissimo. E io dovrei rimanere in casa a sentirvi parlare di affari. No, caro, no, toglitelo dalla testa. Io questa sera voglio andare al cinema. Ma si tratta di una cosa importante, che mi interessa molto. Ah, al solito, Tu vuoi sempre le cose che interessano te, delle mie, te ne infischi. Il solito egoismo di voi uomini. Così. Scusi. No, scusi lei, se vuole continuare a litigare faccia pure. No, grazie, non voglio più litigare, ho finito. Poi abbiamo tanto tempo per litigare, si immagini, tutta la vita. Già. Mi saluti Renata, ancora. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Filippo. Ciao, aspetti che l'accompagni. No, grazie, non mi accompagni, non importa, grazie. Va bene. Ma scusa, sai... Abbiamo avuto una piccola discussione per... Ma figurati, capisco benissimo. Sì, ma non ci badare. Le donne, quando hanno i nervi, non badano a quello che dicono. Sì, lo so. Il male è che Valeria i nervi li ha sempre e se li sfoga con me. Io cerco di accontentarla in tutti i modi. Forse è il suo carattere, o forse è il mio. Lei vivace, irrequieta, esuberante, e io invece... Ma lei non è la donna che ci voleva per me... E io non sono l'uomo che ci voleva per lei. E allora perché vi siete sposati? Perché mi piaceva, perché ne ero innamorato. Anche lei era innamorata? Non lo so, non credo. Mi ha fatto aspettare un anno prima di decidersi. Lo so, io non sono un compagno troppo piacevole. Valeria si annoia e me lo fa capire. E la noia è un brutto affare. Ti è fedele?
Perché mi fai questa domanda? No, no, così per nulla. È una domanda sciocca, lo so. Non so nemmeno io perché te l'ho fatta. Hai saputo qualche cosa? Ma no, no, infatti, ti assicuro. No, ti ripeto, non so nemmeno come mi sia venuto in mente. Non ci pensiamo più. Vuoi bere qualcosa? Sì, sì. Whisky va bene? Sì, va bene. Tieni, andiamo in terrazza, si sta molto meglio, vieni. Allora, cos'è? Ti sei ammutolito? No, non mi è fedele. Tu lo sapevi, non è vero? Io? No, no, non sapevo nulla, ti assicuro. Non... Sei gentile a dirmi così. Credo che lo sappiano tutti. Mi ha tradito subito, pochi mesi dopo il matrimonio. E come te ne sei accorto? Per caso, ho trovato una lettera. E cosa hai fatto? Niente. In un primo momento volevo uccidere lei, lui, me. Ma queste cose si fanno solo nell'impeto del furore, se passa un po' di tempo non si fanno più. Poi ho pensato di cacciarla via. E se fosse rientrata subito, lo avrei fatto. Ma lei ha tardato a tornare a casa. Le ore passavano, si era fatto buio. E allora ho avuto paura che non tornasse più. Ho avuto paura della solitudine. E mi sono accorto che non potevo vivere senza di lei. E quando è rientrata, bella, fresca, gaia, non le ho detto niente, per paura di perderla. Povero Filippo. Poi mi ha tradito ancora, ma oramai era passato un po' di tempo, non le avevo detto niente la prima volta e ho seguitato a tacere. Ci si abitua, sai, a poco, e non si soffre più. E poi Valeria è così dialettica, se le dicessi qualche cosa farebbe una scenata e finirebbe per avere ragione lei. No, meglio che faccia finta di non saperlo. Così almeno... Lei pensa che io sono un imbecille, ma non sa che sono un vigliacco. È ridicolo tutto questo, è vero? Ma no, non è ridicolo. Sai cosa ci diceva al liceo il nostro professore di greco? Vedete ragazzi, se Menelao, quando Elena lo ha piantato, fosse stato zitto e buono, nessuno se ne sarebbe accorto. E invece lui si è messo a gridare... Ha provocato una guerra interminabile e ora voi siete costretti a sapere che sua moglie l'ha piantato. Dopo 3.000 anni se ne parla ancora. Lo dici per confortarmi. Ti ringrazio. Probabilmente anche il tuo professore era nelle mie condizioni e cercava di sollevarsi un po' facendo della ironia su Menelao. Ma sono magre considerazioni. Si cerca di non pensarci, di dimenticare. Ma c'è un avvilimento, una umiliazione. E tu non puoi capire. No, no, capisco benissimo invece. No, per capire bisogna avere provato. E chi ti dice che io non abbia provato? Tu? Io sì. Ma come? Vorresti dirmi che Renata... che Renata ti ha tradito? No. No, non mi ha ancora tradito, ma mi tradirà. Ma non dire sciocchezze. Renata non ti tradirà mai. Mi tradirà invece, oggi stesso. Anzi... Posso anche precisarti l'ora. Alle 5. Alle 5. Hai sentito poco fa quando ha telefonato Isabella dicendo che stava male e che voleva essere accompagnata dal medico? Sì, poveretta. Ma che poveretta, no. Non era vero niente, era una scusa. È stata Renata a dirle di telefonare. E perché? Perché alle 5 ha un appuntamento. Con Isabella? No, con un uomo. Dino Polliani, via Mercalli 22, quarto piano. Un uomo. Un amante. Non lo è ancora, ma lo sarà alle 5. E tu lo sai? Eh sì, io lo so. Ma come sai che tra poco tua moglie va in casa di quell'uomo e tu non fai nulla per impedirlo? Non posso. Gliel'ho permesso io. Tu? Beh sì, insomma, è nei patti del nostro matrimonio. Quando ci siamo sposati, io ho accettato la condizione che se lei si fosse innamorata di un altro, l'avrei lasciata pienamente libera. Ma è una condizione assurda. Ah, lo so. Me ne sono accorto subito.
È stato un errore gravissimo, lo so. Non puoi dire ad una donna, tu hai diritto ad un grande amore. È come dire, cercalo. E infatti Renata lo ha cercato e lo ha trovato. Sai, è come quando uno ha un buono con lo sconto del 50%. Non ha niente da comprare, non gli serve niente, però non vuol perdere il vantaggio di quel 50%. E allora finisce per prendere qualsiasi cosa pur di non sprecarlo. Io le ho rilasciato il buono. Lei è nel suo diritto. Ma tu sei di un cinismo spaventevole. Il 50% è il buono. Ma si tratta di tua moglie, della tua felicità. Lo so, e ho fatto di tutto per difenderla. In questi due anni non ho fatto altro. E finora c'ero riuscito. Renata cercava la sua pagina d'amore. Io lo sapevo, la sorvegliavo. E quando credeva di averla trovata, la distraevo con un viaggio. Ma ora pare che la sua pagina d'amore l'abbia trovata. Si chiama Dino Poliani. Io sono sicuro che, dopo averla letta, si accorgerà di essersi sbagliata. Ma per accorgersi dell'errore, bisogna che la legga. Ma fai un altro viaggio. L'ho già fatto, non è servito a niente. Siamo andati a Cannes. Due giorni dopo è arrivato anche lui. Al mattino si tuffavano in mare e andavano a nuotare a largo, mentre io li osservavo dalla riva. Ma non c'era motivo di preoccuparsi. Parole, qualche passeggiata romantica, qualche lettera, piccolezze, insomma. Credevo che anche quella volta fosse tutto finito, invece mi sbagliavo. Quando siamo ritornati a Milano ho capito che la cosa era diventata seria. E come l'hai capito? Me l'ha detto lei stessa. Ma come, ti ha detto che era innamorata di un altro uomo? No, no, mi ha detto che era innamorata di me. Sì, perché Renata spesso mi ripeteva scherzando, ricordati il nostro patto, se capiterà il grande amore dovremo lasciarci. Beh, da quando siamo ritornati a Milano non me l'ha più ripetuto. E io ho cominciato a preoccuparmi il giorno in cui le ho chiesto, allora Renata, credi che capiterà questo grande amore? E lei con un gran sorriso mi ha risposto, ma scioccone mio, sai benissimo che il mio grande amore sei tu. E da quel momento ho capito che non c'era più niente da fare. Le donne sono sincere con le loro menzogne. Ma tu sei sicuro che oggi andrà da lui? Sicurissimo. Alle 5 precise, te l'ho detto. Via Mercalli 22. Adesso sta finendo di vestirsi e tra poco scenderà per uscire. Anzi, meglio, vieni. E tu che farai? Niente, cosa vuoi che faccia? Aspetterò, come hai aspettato tu quella volta. Ma io l'ho saputo dopo, quando oramai non c'era più niente da fare. Ecco, appunto, tu l'hai saputo dopo, io invece lo so prima. Credi forse che la mia situazione sia migliore della tua? Io so che tra poco mia moglie mi tradirà. So l'ora, il luogo, dove lui l'aspetta. E non posso far niente per trattenerla. Niente per impedirle. Ma come non puoi? Affrontala, diglielo. Ma no, non servirebbe a nulla adesso. Poi negherebbe, invece di andare all'appuntamento oggi ci andrebbe un altro giorno. D'altronde di che cosa potrei accusarla per ora? Niente, non mi ha ancora tradito. Ti voglio aspettare che ti abbia tradito? Ma per forza. Io, veramente nei nostri patti dovrebbe avvertirmi prima. E questo non so se lo farà. Comunque. Beh, vedi dunque che tu ed io presso a poco. Povero Carlo. Ecco, bravo. Dimmi così, come ho detto a te prima. No, ma non mi abbracciare, mi farebbe senso, dai. Ecco, lei ti sta scendendo. Ti prego, resta qui, non... lasciami solo con lei un momento, non ti muovo. Carino quel taglio. Oh, per carità, è un taglio di semplicissimo. Nuovo? No, ma che nuovo? L'ho messo tante volte. Ah, non te l'avevo mai visto. Sì che l'hai visto, adesso non te ne ricordi. Può darsi. Una sigaretta? No, grazie, devo andare. Ah, ma sono appena le 4:30, è tutto il tempo. Ma va bene il tuo orologio? Sì, è perfetto. Hai tutto il tempo di fumare una sigaretta, se vuoi. Mm.
E tu che cosa fai? Non esci? No, no, io rimango a casa. Oh, peccato. Se non ci fosse stata quella noiosa con i suoi mali, sarei rimasta a farti compagnia. Mi dispiace che tu rimanga qui solo. No, perché no? Non ti preoccupare per me. Poi io mi divertirò ad annaffiare un po' le piante, qui i fiori. Ah, soprattutto questa piantina, quella rossa, ti ricordi? Che piantina? Questa, quella che sembrava appassita. Guarda un po' in 2 anni com'è cresciuta, Sì, sì, l'ho visto. E oramai mi sono affezionato a questa pianta. Deve la vita a me, cioè a noi. Guarda, guarda come sono tenere queste foglioline, Sei poetico oggi. Già, chissà com'è. Ti ricordi com'era quando l'abbiamo trovata? Sì, mi ricordo. Che l'abbiamo messa su quella cassa e noi due seduti sulle valigie, no? Dovevamo essere buffi. Di' la verità che allora hai pensato di parlare con un matto. Beh, sì, veramente. Sì? Hai continuato a crederlo anche dopo? Beh, i primi giorni sì, come potevo pensare che fosse una cosa seria. Ma scusa, non capisco cosa c'entrino questi ricordi. No, niente, così. Si stava parlando di qualche cosa. Tanto per parlare. A proposito, già che siamo in argomento, vorrei tanto che tu mi togliessi una curiosità. Che curiosità? Beh, supponi che noi adesso fossimo come allora. Cioè, supponi che ci fossimo conosciuti qui adesso per la prima volta. C'è la cassa, le valigie, io, te, questa piantina. E che io ti facessi la stessa domanda che ti feci allora. Che cosa risponderesti? Beh, te lo puoi immaginare. No, non immagino nulla, dimmelo. Mi daresti la stessa risposta di allora? E tu piuttosto? Me la faresti oggi la stessa proposta? Ma non è leale. Invece di rispondere, mi fai una domanda. Beh, se permetti posso avere anch'io la stessa curiosità. Giusto. Allora, prima rispondi tu e poi rispondo io. Dunque, accetteresti ancora oggi di sposarmi? Certo che accetterei. E quella famosa voce ti direbbe ancora sposala? No. Oggi mi direbbe un'altra cosa. Che cosa? Parti. Come partire? Andartene? Sì, ma non da solo. Con te. Un altro viaggio? Sì, perché no? Ma se siamo tornati da appena un mese? Beh, non importa, questo sarebbe un viaggio improvviso, così, senza preparativi, senza valigie. Tu sei già pronta per uscire, così come sei, io prendo la giacca, l'infilo, usciamo, montiamo in macchina e via. Ma per andare dove? Ma non lo so, il programma potremmo farlo durante la strada, questa sera si potrebbe cenare a Firenze, per esempio, oppure a Venezia, no? Perché ridi? Ma scusa. Ma credi che io scherzi? Ma non vorrei che ti prenda sul serio. Ma sì che sto parlando seriamente. Ma via, ma ti pare possibile partire così in fretta e furia, piantando tutto senza avvertire nessuno? Beh, perché no? Dipende da noi, chi ce lo impedisce? Ma è assurdo, ma te li immagini trovarci stasera in un'altra città, stanchi, insonnoliti, senza una valigia? Ma poi perché? Non capisco la ragione. Ma niente, così, un capriccio, nessuna ragione. Vorrà dire che se strada facendo ci accorgiamo di aver commesso una sciocchezza, torneremo indietro. Se pensi che possa essere una sciocchezza, che bisogno c'è di commetterla? Già. È meglio accorgersene prima. Mi pare. E fermarsi in tempo. Appunto. Accorgersene dopo è inutile. Ci si pente, ma è troppo tardi. Che vuoi dire? No, niente, niente. Niente, ripensavo alla proposta che ti ho fatto. È davvero una proposta balorda, non ne parliamo più. Beh, non te la sei mica presa male. No, affatto, ti ripeto. Hai ragione tu, non parliamone più. Beh, bisogna che io vada, quella poveraccia mi aspetta. Che ore sono? 4:15. Ma che hai? Sei arrabbiato. No, affatto, mi hai chiesto che ore sono. L'ho detto, 4:15, anzi, esattamente 4:48. Scusami, ma sai... Sì, quella poveraccia ti aspetta, lo so. Se vuoi che ci troviamo da qualche parte. Quando? Dopo. Dopo. Se ti fa piacere.
Credi che ne avrai per parecchio tempo? Non so, sai, è difficile calcolare quando si va dal medico. Ah, certo, capisco, capisco. Non importa, ci rivedremo a casa. A più tardi. È andata. È andata, sì. Da lui. Da lui, sì. Ecco, vedi, ora sta prendendo il taxi. Adesso darà l'indirizzo, via Mercalli 22. E tra poco sarà da lui. E ti ha detto che... No, non mi ha detto niente. Io ho cercato, sai, ho tentato, per un momento credevo anzi di esserci riuscito, ma mi ingannavo. Io parlavo e lei non mi stava nemmeno a sentire. Pensava a lui che l'aspettava. E l'hai lasciata andare? Ma per forza, non potevo impedirglielo. Ma sei ancora in tempo, ma corri da lui, spaccagli la testa. Ma no, ma lui è un uomo, lui è la tentazione di oggi. Il mondo è pieno di uomini, ogni uomo può essere una tentazione. Cosa devo fare? Non posso mica spaccare la testa a tutti. E allora ti rassegni? Ma no, non mi rassegno, io spero ancora. In che cosa? Non lo so nemmeno io. Ma ci deve essere un modo per salvarla. Che lei non l'ama, io sono sicuro di questo, sono sicuro che non l'ama. Lei sta per commettere un errore, dopo se ne accorgerà. Ma come fare per farglielo capire prima. Ma prendi la macchina, corri, raggiungila, diglielo. No, oramai non ha nessuna importanza, poi non ci sarebbe nemmeno più tempo. Sta per arrivare da lui. Lui l'aspetta, mi pare di vederlo. Ha preparato tutto per l'incontro. Il tè, i pasticcini, biscotti, sandwich. Ha preso persino dei marron glacé perché sa che a lei piacciono i marron glacé. Ha messo il suo disco preferito, tanto per creare una suggestione musicale. Ecco, un ultimo tocco ai fiori. Uno sguardo allo specchio. Perfetto, impeccabile. Non manca niente. Manca solo lei. Ma che dici? Ora guarda l'orologio, ha paura che lei non venga. Stai tranquillo, verrà. Ecco, ha sentito suonare il campanello della porta. Va ad aprire. E lei, puntualissima, è arrivata. Adesso non ci pensare più, tanto ormai non vorrai, spero, immaginare anche il seguito. Ma sì che lo voglio immaginare. Lasciami almeno questo divertimento. Ecco, lei è entrata, è ansante perché non ha preso l'ascensore, ha preferito fare le scale. Si guarda intorno, sono un po' imbarazzate tutte e due, non sanno che cosa dirsi. Lui le vuol prendere la borsetta, lei non vuole, lui insiste. Ecco, l'ha presa. Ma scusa Carlo, non ti pare? No, zitto, ti prego. E va bene, fai come vuoi, divertiti. Ora si mettono a sedere sul divano, lui le siede accanto, le dice qualche cosa. Lei ride con la sua bella gola spiegata. Di che cosa parleranno? Ah, probabilmente parleranno di me. Sì, le donne prima di tradire hanno sempre la delicatezza di parlare dei propri mariti. Ma tu sei mostruoso, ma come puoi dire queste cose? Ma allora non te ne importa niente di lei? Non mi importa niente. Ma non capisci che soffro da morirne. La perdo, non posso fare nulla per fermarla, eppure sarei ancora in tempo. Dovevi fermarla prima, oramai è troppo tardi. Ma no che non è troppo tardi, ci deve essere ancora il modo, la possibilità, ma come, quale? Aspetta, vediamo un po'. Pensiamo un pochino con calma, dunque vediamo. Lei è là da lui. Ora stanno parlando insieme. Tra poco prenderanno il tè. E poi... Lei non si rende conto della sciocchezza che sta per commettere. Bisognerebbe farglielo capire, bisognerebbe trovare il modo. Basterebbe... Ecco, sì. Ecco, vieni, l'elenco del telefono. Perché? Che vuoi fare? Vedrai. Aspetta. Ecco qua. Papo. Telefoni alla polizia. Li fai sorprendere. No. Bravo, buona idea. Oh, ecco qui. 21. 54. Ecco. Ma a chi telefoni? A lui. A lui? Già? A lui.
Sì? Pronto? Scusi, è la casa del signor Poliani? Ah, ecco, buongiorno, io sono Reani, Carlo Reani. Suo marito? Pronto? Non risponde più nessuno, non sarà mica svenuto dalla paura, no? Risponda, risponda. Pronto? Ah, ecco, finalmente. Eh già, sì, forse un'interruzione, sì. Sento, per cortesia, potrebbe chiamarmi un momento mia moglie al telefono? Sua moglie? Sì, mia moglie, sì. Ma lei si sbaglia? No, non mi sbaglio. So benissimo che si trova lì da lei. Vuol pregarla di venire al telefono, dovrei dirle soltanto una cosa. Vuole parlare con lei? No, no, non ci sono, non ci sono. Adesso lei gli dice di dire che non c'è, lui invece vuole che parli. Lei insisterà. Allora cosa fa? Viene o non viene? La prego, risponda. Pronto? Oh, eccoti, pronto. Scusa, cara, se ti ho disturbato. Senti, ti volevo chiedere, dove hai messo i miei gemelli? I tuoi gemelli? Sì, sì, quelli di platino, sai i gemelli di platino? Non riesco a trovarli, appunto volevo sapere dove me li hai messi. Ho capito. Nel primo cassetto a sinistra. Ah, ecco, grazie, Scusa tanto. Ciao. Ciao. E adesso tradiscimi, se sei capace. L'hai trovato? No, no, non ancora. Come hai detto che è intitolato? Le foglie morte. No, allora non è questo. Ma a cosa ti serve questo libro? Niente, era un'idea, ma lascia, cerco io. Tu piuttosto vada a Francesco e di che prepari un tè. No, grazie, ma non ti disturbare, ti ringrazio. No, ma non è per te, è per Renata. Ah, è per Renata? Certo, non ho avuto il tempo di prenderlo da lui e allora glielo offro io, no? Di a Francesco che faccia tutto con la massima cura, anche i biscottini, i sandwich, il tè. D'accordo. E che faccia un salto anche alla pasticceria qui di fronte a prendere dei marron glacé. Anche i marron glacé? Beh, certo, quelli ci vogliono per addolcire l'amarezza della delusione. Vai, spicciati. È quello che cercavi? Sì, è questo. È il suo disco preferito. Voglio che quando ritorni qui ritrovi la stessa atmosfera romantica che ha lasciato in via Mercalli. Accidenti, sei crudele. Adesso mi diverto io. Prima si è divertita lei quando mentiva e adesso tocca a me. Voglio proprio godermela la scenetta del suo ritorno. Perché sei sicuro che adesso tornerà a casa? Per forza, che cosa vuoi che faccia? Che resti ancora là dopo la mia telefonata? Ma pensa come saranno rimasti quei due. Pallidi, esterefatti, paralizzati dalla paura, dal ridicolo, ecco, soprattutto dal ridicolo, perché questa è la mia rivincita. È come se io fossi là, in mezzo a loro. Immagino Renata è già per la strada, affannata, trepidante, che non vede l'ora di tornare a casa per parlarmi, per spiegarmi. Naturalmente cercherà di giustificarsi. Certo, anzi mi pare di sentirla. Ma cosa credi, caro? Ma che cosa pensi? Ma non penserai mica che fra me e lui ci sia stato qualcosa, no? E tu cosa le dirai? Ah, niente, io la accoglierò con la massima cortesia e le offrirò il tè. E farai finta di crederle? Beh, no, questo no. Ma voglio che sappia che di quello che ha fatto, anzi di quello che stava per fare, a me non importa assolutamente niente. Ma come non importa niente, scusa? Se poco fa mi hai detto che soffrivi da morirne. Beh, sì, è vero, ne soffrivo, sì, ma lei non lo sa. Anzi, lei non lo deve sapere. Mio caro, guai a far capire a una donna che l'ami. Le donne non si tengono con l'amore, ma con la paura di non essere amate. È vero, hai ragione. Pensa, dove hai messo i miei gemelli? Ma non potevo trovare, non potevo farle un affronto peggiore, perché pensa come sarà rimasta umiliata lei, ferita. Ma come mi ha telefonato per questo? Ma allora si vede che non gli importa niente di me, allora io per lui non sono proprio niente. E sarà anche offesa. Eh sì, perché le donne pretendono la gelosia, sai, ti tradiscono ma vogliono che tu sia geloso. E io invece questa soddisfazione non gliela do.
Sei stata da lui? Sei stata sul punto di tradirmi? Tanto piacere, io me ne infischio. Bravo, bravo, falla crepare di rabbia, c'ho gusto. Ma come, che c'entri tu con Renata? Ma perché, scusa, che... Non è per Renata, no, dicevo così per solidarietà. Ah, ecco, vedi Filippo, sei anche tu qualche volta con Valeria? No, per carità, no. Non parlare di me. Io non ho la tua abilità, la tua furberia. Tu le conosci, le donne, tu le capisci. Sì, devo dire di sì, ma non sono difficili da capire, sai. Sembrano così complicate, ma in fondo sono così semplici, così elementari. Sono delle graziose marionette che tu puoi manovrare come vuoi. Basta che a condurre i fili sia la ragione, non il cuore, eh? Sì, ma adesso vattene, Filippo, perché tra poco verrà Renata e non voglio che ti trovi qui. Sì, sì, me ne vado, ma non mi ricordo più dove ho appoggiato la busta che mi hai dato per l'avvocato. Ah, beh, cercala, sbrigati, non lo so. Sì. Chissà dove l'ho appoggiata. Ah, sì, adesso mi ricordo. Mi metti sul tavolino. Ah, eccola. È già arrivata, vedi? Sì. Sta scendendo adesso dal taxi. È già qui? È lei, sì, è qui. Vai adesso, vai, non voglio che ti veda, vai. D'accordo. Un saluto, ciao. Ciao. Ah, no, aspetta, non passare di lì, perché vi potreste incontrare, meglio di no. Vai nel mio studio e rimani lì senza muoverti finché non te lo dico io, eh? Vai. Sì, ma dopo, dopo mi racconti tutto. Va bene, dopo ti dirò. Vai, mi raccomando, non farti vedere. Ciao, non ti avevo sentito entrare. Ti riesce? Beh, non so. Poco fa mi è riuscito. Adesso non so. Sfido che ti riesce, tu bari. Baro? Sì. Il Fante non puoi metterlo qui. Manca la donna. Ah, già che manca la donna, sì. Ha telefonato nessuno per me? Eh? No, nessuno. Bene, vado a cambiare. Senti, cosa ha detto poi il medico? Come sta Isabella? Ah, ma io non sono stata con Isabella. Non era vero che dovevo accompagnarla dal medico. Ah, non era vero. Ma tu lo sai, mi hai telefonato. Già, è vero che ti ho telefonato. A proposito, li hai trovati poi i tuoi gemelli? I gemelli? Sì, li ho trovati. Adesso ti preparerò un cartellino con l'indicazione di tutta la tua roba. Ma così se ti serve qualche cosa non hai bisogno di telefonarmi. Ciao. Ciao. Cosa c'è? Che vuoi tu? Cos'è? Il tè, signore. Ma che tè? Ma lascia stare il tè, portalo via a te. Sì, signore. No, aspetta un momentino. Aspetta, vai dalla signora, chiedile se vuol scendere a prendere una tazza di tè. Bene, signore. Sì. Signora, lo ringrazia, ma il tè dice che l'ha già preso. Ah, l'ha già preso? Sì, signore. Ah. Scusi, signore, cosa devo farne? Di che cosa? Del tè, signore. Ma portalo via questo tè, basta, ma mi hai seccato con questo maledettissimo tè, portalo via. Aspetta, hanno suonato. Chi era, signora? No, è la porta, signore. Ah, è la porta.
Beh, vabbè, ho capito. Allora, se la porta vai ad aprire, cosa ne fai? Buonasera, signora. Buonasera, Francesco. La signora è tornata? Sì, è di sopra. Grazie. Oh, buonasera. Ah, è lei, buonasera. Renata è di sopra? Sì, è di sopra, Renata. Perché? Che cosa vuole da Renata? Ah, io niente. È lei che mi ha telefonato. Ah, sì, le ha telefonato per dirle che cosa? Ah, non lo so. E come non lo sa? Se le ha telefonato le avrà detto anche la ragione, no? No, no, non mi ha detto niente. No, non le ha detto niente. No, ma solo detto di venire qui subito. Ah, ecco, ho capito. E allora vada, vada. Vada. Anche lei con i suoi mali. I miei mali? Ma perché lei sa? Certo che so, si capisce che so. Ma cosa crede, che io sia uno stupido, forse? Per carità, ma vada, vada, vada. Duchessa, vada. Renata. E allora? Cosa? Sei solo? Sì, certo, sono solo. E dov'è? Su, in camera sua. Beh, come è andata? Oh, è andata come doveva andare. Raccontami, che ti ha detto? Te lo puoi immaginare. Proprio come avevi preveduto? Eh sì, presso poco. Furibonda, vero? Si capisce. E tu? Freddo, calmo, impassibile. Beh, naturalmente. Gli hai fatto capire che non te ne importava niente? Ecco, appunto, sì. Chissà com'è rimasta male. Eh beh, certo che... Certo che è rimasta male. E adesso cosa fa? Piange? Non lo so, non credo. No. Senti, non potevi davvero trovare una vendetta più crudele, una punizione più raffinata? Ma pensa al suo stato d'animo, aspettarsi una scenata furibonda, con accuse, rimproveri, mortificazioni, e invece... niente. Un'accoglienza normale, galante... Ma si può pensare a una soluzione più buffa, più ridicola? Raccontami, cosa ti ha detto appena entrata? Io voglio sapere tutto. Ma cosa vuoi sapere tu? Ma che cosa vuoi sapere? E perché poi, con quale diritto? Questo che vorrei sapere, sta a vedere che adesso devo rendere conto a te di quello che succede fra me e mia moglie. Ma che diamine, ma poi cosa c'entri tu? Questo vorrei sapere, cosa c'entri tu? No, scusa. Ma che scusa è scusa? Ma ti chiedo io quello che fai con tua moglie? No, e allora... Cosa c'entra piccare il naso nelle cose che non ti riguardano? Dico, ma un pochino di discrezione, no? Un pochino di riguardo. Io non capisco perché ti arrabbi. Ma non mi arrabbio io, non mi arrabbio affatto, sono calmissimo. Soltanto che mi irrita questa tua curiosità. E lei che cosa vuole? Mi scusi se la disturbo, ma avrei bisogno di telefonare un momento. Va bene, allora vado a telefonare. Tante grazie. Prego. Non è per me, sa, è per Renata. Vabbè, telefoni per Renata allora. Cosa aspetta, cosa fa? Perché non telefona? Non ho il numero. Ah, vuole che glielo dica io il numero? No, volevo solo l'elenco degli abbonati. Beh, ma sei lì l'elenco degli abbonati? Dov'è? È lì, ce l'hai in mano, sotto gli occhi, quello. Sì, scusi, grazie. Ah. Poveretta, non ci vede. E io cosa ci posso fare? Vuole che l'aiuti io? Oh, tante grazie, mi sono dimenticata gli occhiali di sopra, nella borsetta. Il nome? Rossi. Ecco qua, Rossi. Rossi. Rossi, ci sono quattro pagine di Rossi. Ah, Rossi Adele, modista. Rossi Adele, vediamo, Rossi. Adele. Ah, ecco qua. Rossi Adele, modista, via Santa Tecla. Sì, proprio lei. 650525. Tante grazie. Cosa fai? Dove vai tu? La signora mi ha chiamato. Ah, ti ha chiamato la signora? Sì, signore. Va bene, vai pure allora, vai. Pronto? C'è la signora Adele? Ah, è lei. Senta, io telefono per incarico della signora Reani. Mi ha detto di non mandarle quel cappello che aveva scelto. Sì, quello, sì. No, ha cambiato idea. Ha detto che passerà da lei domani. Sì, grazie. Buonasera. Tante grazie. Prego. Un momento, duchessa.
Che cos'è che state complottando voi due, eh? Noi? Sì, lei e Renata. Che cos'è? C'è qualche nuovo scherzo in vista? Qualche nuova visita dal medico, forse? Non capisco. No, come lei capisce benissimo. Non faccia tanto l'ingenuo, Io le giuro, cavaliere, che non so proprio niente. Ah, lei non sa niente. Lei non sa mai niente, vero? Vada, vada. Non sa mai niente, lei. Se lo sapessero i suoi illustri antenati. Oh. Povera mamma, l'hai trattata troppo male. Bravo, difendila, sì. Cosa dovrei fare, secondo te, dopo quello che fai? Ringraziarla per quello che ha fatto? No, non dico questo, ma non devi mostrarti così irritato e nervoso. Se no rovini tutto. Ma io non sono affatto nervoso, io sono calmissimo. No, caro, scusa, tu sei un po' nervosetto. Si vede subito, prima te la prendi con me, poi adesso con la duchessa. Invece devi continuare a mostrarti calmo e indifferente, se no, lo ripeto, rovini tutto. Senti, fammi un santo piacere, per favore, risparmiami i tuoi consigli, so io come devo fare. Anzi, vuoi farmi un favore? Sono qui, a disposizione. Vattene! Come? Sì, vattene. Ecco. Ma scusa, non sarebbe... No, per favore, Filippo, vattene. Desidero restare solo, dico, avrò il sacrosanto diritto di stare solo, sì? Sì. Allora, me ne vado. Ecco, bravo, finalmente, va. Ciao. Filippo. Scusa, Ciao. A domani. Beh, un momento, che cosa fai tu con questa valigia? Cos'è? La signora mi ha incaricato di portarla giù e di chiamare un taxi. Ma come portarla giù? Sì, signore. Ma perché? Ma che cosa sta combinando? Che cosa? Duchessa, lei, si può sapere che cosa sta succedendo? No, io non so niente. Ma come non sa niente? Ma queste sono le valigie di Renata, no? Sì. E allora cosa vuol dire? Non posso dire niente. Ma avrete combinato... Ossequi. Senta, Duchessa, stia a sentire. Buonasera. Renata! Allora, si può sapere che cosa significano queste valigie? Beh, mi pare sia abbastanza chiaro. Me ne vado. Ma come te ne vai? Dove? Ma non lo so, non ho ancora deciso. Per ora vado da Isabella, poi vedrò. E perché te ne vai? Beh, ma dico, rispondi, allora dimmi qualcosa, però almeno il diritto di sapere, no? No, Carlo, ti prego, evitiamo le spiegazioni. Ricordati quello che mi hai detto quando ci siamo conosciuti. Se un giorno dovremo separarci, lo faremo amichevolmente, senza tragedie. Ora questo giorno è venuto. Ma perché? Ti vuoi separare da me? Sì, Carlo. Scusa. Ma perché ti meravigli? Non eravamo d'accordo che se nella mia vita fosse capitato un altro ci saremmo separati. Dunque. No, veramente eravamo rimasti d'accordo. Che avrei dovuto avvertirti. Sì, io non potevo perché non ero ancora sicura. E perché adesso sei sicura? Oh, questo ormai non ha nessuna importanza. Io ho sbagliato e me ne vado. E vorresti darmi ad intendere, vorresti farmi credere che quest'altro è Dino Poliano? Oh, ma non c'è bisogno che te lo faccia credere io. Immagino che ne sarei convinto anche tu. Ma andiamo via, ma non scherziamo. Ma non mi crederai mica tanto sciocco da pensare che tu ti possa essere innamorata di quello là. Ma questo non c'entra. Tu sai che io oggi sono andata a casa sua. Ah, beh, lo so. Hai commesso un'imprudenza, una leggerezza. Ma vedi, io avevo tanta fiducia in te che ti ho perfino telefonato. Già. Per sapere dove avevo messo i gemelli. Ecco, appunto. E questo ti fa capire quanto poco mi importasse il fatto che tu ti trovavi da lui. Sì, infatti. Però, se tu non mi avessi telefonato, io avrei potuto tradirti. Ma adesso non pensiamo quello che poteva essere. Stavi per commettere un errore, una leggerezza. L'hai capito, ti sei fermata in tempo. E non l'hai commessa. Non sei contenta? No. Non sono contenta. Ma perché avresti preferito commetterlo? No, non mi fraintendere. Non mi sono fermata io. M'hai fermato tu, con la tua telefonata. Già, ma io... Tu sei furbo, diabolicamente furbo. Hai calcolato con precisione il momento, hai preveduto l'effetto. Sapevi benissimo che con quella telefonata mi smascheravi, mi ridicolizzavi, mi impedivi di commetterlo, l'errore. Sì, è vero, lo so. Però l'ho fatto per salvarti. Beh, hai fatto male. Dovevi lasciare che mi salvassi da me. Avrei potuto accorgermene da sola, avrei potuto pentirlo. Ah sì, brava, sì. Bel discorso. E se invece non ti pentivi? E se non mi pentivo, pazienza. Ti avrei tradito e ci saremmo separati. Ah,
Cosa vuoi? Cosa c'è ancora? La duchessa al citofono dice che ha caricato le valigie in taxi e vuol sapere se deve aspettare. Beh, che vada al diavolo la duchessa, dire che non ci stia a seccare. No, 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 aspetta. Dì alla duchessa che vada pure, che la raggiungerò tra poco. Bene, signore. Dunque? Dunque che cosa? Niente, voglio sapere se sei innamorata di Pogliani. Ma Pogliani non c'entra. Anzi, per la tua tranquillità voglio dirti che anche senza la tua geniale trovata dei gemelli non sarebbe accaduto nulla. Sì, tu puoi anche non credermi, ma è la pura verità. Ma no, come no? Ti credo dal momento che me lo dici. Allora vuol dire che ti sei accorta che non era lui la famosa pagina d'amore. Sì, infatti, non era lui. E allora, non parliamone più. Diciamo che è stata una brutta giornata, una giornata stupida, balorda. Io sono pronto a dimenticarla. Vuoi dimenticarla anche tu? Sì, dimentichiamola. Ah, oh, bravo. Ma me ne vado lo stesso. Ma come te ne vai? Perché? Ma ci deve essere una ragione, no? Sì, sì, certo che c'è una ragione, ma tu forse non potresti capirla. Vabbè, ma dimmela almeno. Avanti, parla, qual è questa ragione? Vedi, è proprio quella famosa pagina. Cioè, che vuoi dire? È stato un grosso sbaglio, non avrei dovuto mai parlarne. Da quando ci siamo sposati non abbiamo fatto altro che pensarci, tu specialmente. Mi vigilavi continuamente. Se io mi interessavo a qualcuno, tu eri subito pronto a sviarmi, a distrarmi. Anche oggi, quella tua proposta di partire improvvisamente. Ma cosa credi, che non l'abbia capita? Vedi, ammetterai che io avevo pure il diritto di difendermi, no? Sì, sì, certo, te l'ho detto, sei abilissimo. Mi hai messo nell'impossibilità di sbagliare, ma di capire se sbagliavo. Sta a vedere che adesso la colpa è mia. Che cosa avrei dovuto fare, secondo te? Tu eri da un uomo, io lo sapevo, e dovevo stare così, a casa, ad aspettare. Sì, sarebbe stato meglio. Ah, sì, aspettare e tacere, come fa Filippo, che sua moglie lo tradisce e lui se ne sta zitto. Sì, ma lui ama sua moglie. Bella soddisfazione. Ma chissà, forse è più felice di te, anche se soffre. Si è più felici ad amare che ad essere amati. Tante grazie, ma io non so che farmene di una felicità simile. Ah, lo so, e tu giudichi col tuo egoismo. Tu pensi a quello che ti spetta, a quello che ti appartiene. Tu pensi soltanto a difendere la tua proprietà e non ti accorgi che questo è il modo migliore di perdere tutto. Ma come, perdere che? Sì, sì, posso anche dirtelo, tanto stiamo per separarci, non avrei nessuno scopo di mentire. Vedi, quello che mi hai detto oggi, sì, quando stavo per uscire, mi ha colpito, mi ha turbato. Non so, mi è parso di sentire nella tua voce un'ansia, una commozione, quasi un senso di pena. E quelle parole io ho continuato a sentirle anche quando ero in casa di Pogliani. E lui parlava, ma io non ascoltavo quello che dicevo. Io ripensavo a quello che mi avevi detto tu. E ad un tratto, come per una rivelazione improvvisa, io ho sentito e ho capito che forse la mia pagina d'amore era qui, in questa casa, vicino a te. E allora? E allora? E allora quella pagina è come se tu l'avessi strappata. Hai sciupato tutto, hai distrutto tutto. E questo io non te lo potrò mai perdonare. Ma Renato, ma se è vero quello che dici? Certo che è vero, io ci credo. Ma ti pare possibile che tu ed io... No, 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 ti prego, non chiedermi di restare. Ma perché no? Ma se tu mi ami, se io ti amo, no? No, no, Carlo, non insistere, sarebbe inutile adesso. Allora c'è del rancore, c'è dell'odio in te. Ma no, né rancore né odio. C'è solo dell'amarezza. Per la felicità che non siamo riusciti a costruire insieme. Vedi, adesso possiamo lasciarci come due buoni amici. Se restassimo ancora insieme, forse finiremo davvero con l'odiarci. Perché vuoi che ci lasciamo così? Sì, così. Abbiamo sempre preso delle decisioni improvvise. Non ti ricordi come ci siamo sposati? Senza pensarci su. Salutiamoci, senza pensarci su. Ciao, Carlo. Ciao.
Renata. No, dico, questa casa, se te ne vai, che ne facciamo? Non lo so, decidi tu, come credi. Beh, non spetta solo a me decidere. A chi deve restare, a me o a te? Ti ricordi che abbiamo litigato per prenderla, ci siamo messi d'accordo soltanto perché ci siamo sposati, ma se adesso ci lasciamo dovremo ricominciare a litigare. No, no, non è necessario. Se ti va, restaci tu. E se invece non ci tieni, ci verrò io con Isabella. E ci metterete sulla sartoria? Sì, credo di sì. Beh, pensaci, eh. Mi farai sapere poi le tue decisioni. No, aspetta, Renata. Cosa ne dici se questa casa la lasciassimo così? Così come? Così, così com'è. Né tua né mia e di tutte e due. Non capisco. Beh sì, noi ce ne andiamo, la lasciamo. Tu vai a casa di Isabella, io non lo so, andrò in albergo. E questa casa la lasciamo intatta, come se noi ci abitassimo. Come se fossimo usciti per fare solo una passeggiata. Se non ci torneremo più. Sì, lo so, ma almeno avremo ancora un piccolo legame che ci unisce. Una casa che ci aspetta. E se un giorno avremo desiderio di rivederla? Ma perché? Tu credi che... No, no, non credo niente, no. Ma chissà, possono capitare tante cose. Lasciamoci una possibilità. Una speranza. Facciamo così, vuoi? Se lo desideri. Aspetta, dobbiamo lasciarla insieme. Francesco! Senti, Francesco, preparami le valigie, manderò più tardi a ritirarle. Parte anche il signore? Eh sì, anche il signore parte. E mi raccomando, durante la mia assenza, tieni in ordine la casa, annaffia i fiori, e soprattutto quella piantina rossa lì, eh? E i signori staranno via per molto tempo? Beh, non lo sappiamo ancora. Non sappiamo per quanto tempo. Grazie. Ecco, mi pare che non c'è altro. I nostri libri, lasciamo tutto così. I dischi. Ah, un momento. Le carte per il solitario. Tu che ti chiami addolorata? Sì, sono io, mi chiamo addolorata. E il fidanzato ce l'hai? Sì, ho detto. E dove sta adesso? È qui da parte, sta. Chiamalo un po'. Di culi, non sai che culi è tu da parte. Thank you.
Buonasera. Spesso, quando si parla di donne e lavoro, di carriere difficili, di discriminazioni, si dimentica che il lavoro, per la maggior parte delle donne, non è un qualcosa in più, una scelta, ma è una necessità, né più né meno che per gli uomini, anche se con molte difficoltà in più. Ricordo che quando ero ministro del lavoro nel 1977, per sancire la piena ed effettiva parità sul lavoro tra uomini e donne, fu necessaria una legge. Prendendo spunto dal programma La donna che lavora del 1958, le storie che vedremo stasera sono storie di donne che hanno dovuto lavorare, spesso fin da giovanissime, per aiutare la famiglia, che non hanno potuto studiare, che hanno fatto i salti mortali, e questo avviene ancora oggi, per coniugare lavoro, marito e figli, che non hanno trovato servizi sociali adeguati. Sentirete che storie. Eppure queste donne testimoniano una grande verità. Con il lavoro, anche se duro, anche se mal retribuito, le donne sono cresciute e hanno capito qualcosa di più del mondo. E questo qualcosa di più lo hanno riversato sui figli, con un obiettivo: studiare per migliorare, per progredire. Certo, le delusioni non sono poi mancate. Ricevo molte lettere di ragazze diplomate e laureate che si trovano a fare i conti con la disoccupazione, che colpisce soprattutto le donne, tanto più in un momento di crisi economica come l'attuale. Ecco, vorrei che voi guardaste la puntata di stasera con questa lente, quella del riscatto di sé attraverso il lavoro e quello dei figli attraverso l'istruzione. Alla fine delle nostre storie vi racconterò che cosa facevano le donne per le loro figlie nel mio Veneto, più di 30 anni fa. Sei tu che ti chiami Addolorata? Sì, sono io che mi chiamo Addolorata. E il fidanzato ce l'hai? Sì, Udegno. E dove sta adesso? È culera da parte. Chiamalo un po'. Nicolino, sai che sei curioso con la faccia? Quel Nicolino lì, l'ha sposato? Sì. Siete ancora sposati? Certo. E com'è andata la vostra vita? Bene. Domandate come abbiamo fatto noi, ad operaio o impiegate, perché vanno a lavorare. Sentirete che in moltissimi casi è per necessità. Da quanto tempo lavora in questa azienda? Da circa 12 anni. E perché lavora? Perché sono in stato di guerra e di conseguenza ho dovuto chiedere un'occupazione. E che cosa ha perso con la guerra? La casa e una piccola azienda. E lei invece per quale motivo si è messa a lavorare? Beh, innanzitutto perché non ho una rendita, quindi devo lavorare per bastare a me stessa, alla mia mamma, alla mia sorella, che ho completamente a mio carico. Signora, signora, permette? Sì. Quanti anni ha lei? 45. Da quanto tempo lavora in questa azienda? Da 12 anni. E prima che faceva? E prima stavo in una cartiera. E prima ancora? All'ospedale ero infermiera. Senta un po', perché ha lavorato tutti questi anni? Sono figlia di operai, perciò ho dovuto sempre lavorare. Mi sono sposata in tempo di guerra. Mio marito è morto dopo 10 giorni e ho dovuto ricominciare a lavorare. Certo, se trovassi un marito, restare a casa di nuovo. Tra le operaie del poligrafico dello Stato, riprese nel 1958 all'uscita dallo stabilimento, c'era anche una donna che vi ha passato 41 anni della sua vita. Palmira Pierucci, che oggi ci racconta la sua storia.
Beh, certo, andare indietro con gli anni e pensare a tutta una serie di cose, di problemi per la donna che lavora, non essere stata aiutata nei servizi sociali, la scuola, i ragazzi, i bambini in quel caso, perché il problema più grosso era questo, dove collegare i figli quando tu alle 7 entravi in azienda e alle 7 i bambini a scuola non te li prendeva nessuno, a meno che non li portavi dalle suore, però pure le suore glieli dovevi lasciare in chiesa e poi dopo loro passavano, li raccoglievano, perché non erano solo i miei bambini, li raccoglievano e li portavano alla scuola. Io sono sincera, il lavoro mi ha realizzato in tante cose, come ripeto mi sono emancipata, ho avuto una vita attiva a livello sindacale, però tanti bocconi amari li abbiamo mandati giù, perché i figli, poi come dice Titina De Filippo, che sono pezze core, e quelli sono i problemi più grandi che esistono. Ha mai avuto momenti di serenità con la sua famiglia? Ha mai fatto un viaggetto? È andata mai al cinema? Ha avuto la possibilità di avere qualche piccolo svago? Allora, il cinema dopo tanti anni che avevo i bambini l'ho rivisto dopo circa 10 anni, perché ho preso il coraggio a due mani, come ripeto, una si emancipava, ho preso il coraggio a due mani e quella sera ho lasciato, è un ricordo che proprio ho indelebile, ho lasciato i ragazzini soli in casa e sono andata a vedere un film con mio marito, perché era tanto tempo che non uscivamo più insieme, ma sicuramente sono uscita dopo tanti anni, che ricordo, sono uscita a metà film perché la preoccupazione che avevo lasciato i ragazzini a casa era più forte di me. Che cosa ha voluto per i suoi figli di diverso da quello che ha avuto lei? Un'istruzione maggiore. Signora Rosanna, quanti anni ha? 37. È sposata? Sì, e ho un bambino. Lavora? Sì, all'Enea come videoterminalista. E che studi ha fatto? La maturità scientifica. Vedendo anche lei queste immagini del 58-59 in cui appare sua mamma, ecco, e avendo ascoltato le sue testimonianze, ecco, tutto questo che cosa le suggerisce? Mi suggerisce che i problemi sono sempre gli stessi. Io sono una donna fortunata ancora, forse più di mia mamma, perché noi abbiamo tante agevolazioni sul posto di lavoro, abbiamo dei permessi che possiamo prendere per uscire se il bambino sta male, se ci chiamano dalla scuola, oppure ci danno la possibilità di recuperare alcune ore per non consumare tutte le ferie. Però è poca, la disponibilità è sempre poca, non ci sono strutture pubbliche, ma adesso come adesso neanche private, che ti danno la possibilità di collocare in qualche posto questi figli. Io invece nel 56, quando ho fatto tutta quella neve, la bambina me la mettevo dentro al cappotto e andavo a lavorare. Diciamo che la condizione adesso in genere, un po' per tutti, è migliorata, però insieme alla famiglia i problemi sono gli stessi. Va d'accordo con suo marito? È un matrimonio felice il suo? Sì, ecco. Sì, abbastanza. Avete riuscito a fare qualcosa che vi piace insieme? Non so, un minimo di vita che forse sua mamma e suo papà non sono riusciti a farla, se non adesso che sono in pensione? Beh, noi siamo più fortunati, nel senso che anche mio marito lavora 5 giorni alla settimana. E quindi abbiamo il sabato e la domenica, a differenza di mio padre e anche di mia madre, perché prima si lavorava 7 giorni alla settimana. Io ricordo molte domeniche aspettando l'una, alle 2 che tornasse lei dal lavoro con l'acqua che bolliva, perché quando arriva cuociamo la pasta e mangiamo tutti insieme, perché lavoravano anche di domenica. Noi adesso invece fortunatamente il sabato non lavoriamo e diciamo che d'estate qualche libertà ce la prendiamo, magari mio marito o io pure, stacchiamo un pochettino prima, partiamo e ci andiamo a fare un giretto. Mi ero ripromessa, e lo dicevo mentre lavoravo, che quando andavo in pensione dovevo recuperare certe cose. In effetti le recupero adesso in pensione, vado a teatro e, come ripeto, il mio viaggetto una volta l'anno. Non mi sarei mai sognata di fare una crociera, ho fatto anche la crociera, perché, come ripeto, non è stato sempre tutto negativo. Lei ha ricevuto moltissimo da sua madre. È vero? Sì. Ecco. Però adesso forse lei ha studiato di più, ha avuto forse un'esperienza diversa, proprio perché abbiamo parlato di una qualità di vita migliore. Ecco, oggi si sente di dare lei qualcosa in più a sua madre? No, ancora no.
perché mia mamma si tiene sempre aggiornata su tutto. E quindi noi, quando ci incontriamo e abbiamo voglia di parlare, parliamo, ci scambiamo le idee. Sì, probabilmente le darò o conforto, oppure, non so, una voglia giovane di prendere la vita. Però lei segue tutto, i telegiornali, il giornale, si tiene informatissima su tutto, legge molto, quindi diciamo che ci scambiamo ancora le idee. Non è siete che lei... ancora in uno stato di parità. Di parità, sì. Siamo arrivati anzi adesso allo stato di parità. Prima era lei che mi dava informazioni perché io ero piccola, poi mano a mano che crescevo, lei certo a livello, diciamo così, scolastico è cresciuta insieme a me, no? Perché mentre io studiavo lei mi aiutava e quindi ha imparato delle cose che magari quando è andata a scuola lei non ha imparato. L'ultimo libro che ha letto? L'ultimo, proprio l'ultimo. Proprio l'ultimo. E a me non me lo ricordo perché ne ho letti tanti, ho letto Gorghi. No, Gorky l'ultimo? Gorky Park, che mi hai dato te. Pane Nero di Miriam Mafai, che mi ha fatto mia nuora per regalo al mio compleanno l'anno scorso. Sono dei libri belli, impegnati. Sì, beh, sì, questo sì, perché volevo stare sempre, come ha detto mia figlia, al passo con i tempi, cercare di non farmi, posso dire una parola un po' grossa, di non farmi fregare, questo sì. Allora, con la lettura, diciamo che ho fatto un po' un autodidatta. Un sogno prettamente femminile, un sogno di donna? Ma un sogno di donna, io non sono così poi, diciamo, separata da mio marito. Noi abbiamo deciso di vivere insieme, di sposarci e fare un figlio, quindi i miei sogni sono anche i sogni di mio marito. E vorremmo raggiungere, non lo so, una tranquillità in tutti i sensi. Ecco, non abbiamo grandi pretese. Il lavoro terribile che fanno le donne che raccolgono il tabacco? Io l'ho viste e mi dispiace pure quando le vedo, perché il lavoro è molto, ma i soldi sono pochi. Non ho idea, diciamo, di come lavorano o hanno lavorato quelle donne, però ecco, qui non si verifica, diciamo, quel lavoro duro no, non c'è. Sul finir dell'estate, circa 120.000 donne provvedono alla raccolta del tabacco, in Umbria, nelle Puglie, nel Veneto. Staccano le grandi foglie, le incestano con cura e provvedono al trasporto verso i magazzini. La raccolta dura pressappoco un mese. Anche qui c'è gran differenza tra la tabacchicoltura del centro-settentrione e la tabacchicoltura del meridione. Al nord è una vera e propria industria, sicché la manodopera impiegata nella raccolta e nella trasformazione del tabacco è minore. Nella provincia di Lecce molti concessionari provvedono direttamente all'essiccazione e all'incassettamento del tabacco, lavori che impegnano sempre le donne. Questa masseria, esempio nella zona, costituisce una piccola comunità agricola in cui interi nuclei familiari si dedicano durante la stagione al tabacco. Le foglie infilzate e messe a essiccare su grandi telai vengono infine pressate nelle casse. Più tardi, in inverno, le donne lavoreranno ancora negli stabilimenti sulle foglie secche. Qui dunque, nella masseria Filippi, si sta incassando il tabacco. Senta, lei è un po' quella che dirige il lavoro qui. Sì. Perché è la più anziana o perché è la più brava? No, perché sono la più anziana. Ci sono molte donne che lavorano in questa masseria? Non ho fatto il calcolo quante sono tutte. Di quelle donne che lei ha comandato, quante sono ancora vive? Quante ne vede ancora? Sì, ne dice parecchie, ne dice parecchie. Ne vede ancora qualcuno? Sì, siete sì, legati, siete rimaste legate? Sì, lei poi se ne sono uscite, c'è Assurvo, c'è Tuzzi,
e ti avvicini che Alessandro torna e lei non può non sai. Ma quando ne vediamo siamo legati. Vi incontrate ancora sì, qualche volta? Sì, sì, sì. E sì. Quando vi incontrate che cosa dite? Ricordate? E ne ricordiamo i tempi passati. Lavorano anche le sue figliole qui? Sì, signore. E ce n'è qualcuna? Sì, questa è una. E quella è un'altra. Quanti anni hai? 16. Anche tu prepari le filze? Sì. Ma sai fare altri lavori? Sì, sì, tutti questi lavori del tabacco. Preparo filze, tutto, insomma. E questo lavoro lo fai così, anche senza guardare. Vedo che sei brava, eh? Sì. E non ti pungi mai? No, beh, insomma, ma quasi mai. Perché con la pratica facciamo tutto. Natalizia, mia madre, Concetta e Loredana. Tre generazioni. Concetta, com'è andata la sua vita insieme alla mamma alla fattoria Filippi? Direi benissimo, siccome che io sono stata sempre una ragazza con le idee molto chiare. Io già da allora ero fidanzata con uno dell'azienda. Era una famiglia, e dico, però di nascosto, perché sennò mia madre... Però ci vedevamo, dico, era un ragazzo serio, un ragazzo che lavorava. Allora non me lo sono lasciato scappare, neanche lui ha lasciato, dico, perché anche io ero modestamente una ragazza seria, che lavorava. Con mio marito ho visto giusto, lui mi ama, io lo amo, è stata una famiglia serena. Con i figli, grazie a Dio, mia madre ci ha insegnato soprattutto l'onestà. Lei ha lavorato tanto alla fattoria Filippi? Eh sì. Faticava anche lei tanto come certo. Sua madre? Certo, ah. E durante l'inverno che cosa fai? Beh, quando c'è da lavorare al commendatore, lavoriamo al commendatore. Se no andiamo alla carta. Ma tu non vai al magazzino? No. Non posso andare al magazzino perché ci sono le vecchie. Come dice signora, scusi, parli più forte. Stava dicendo che le giovani... Dica. Perché non c'è lavoro. Poi ci siamo gli anziani. La precedenza è sempre degli anziani. Lavoro è poco e le giovani non c'entrano mai la fabbrica più. Quanti mesi lavora lei? Io lavoro 2 mesi, perché però sono una delle prime e una delle ultime. Ma non c'è che lavoro neppure pochi giorni, 12, 13 giorni, 15 giorni, non più. Lei che studi ha fatto? Io solo la quinta elementare. E che cosa ha voluto per sua figlia qui, Loredana? Ecco, che cosa ha voluto? Il meglio. E io, anzi, lei si è fermata col diploma. Io avrei... desiderato, diciamo così, che lei andasse a... però forse un po' vedendo i sacrifici che facciamo, un po' per levarsi dalle, diciamo, disimpegnarsi un poco, ha voluto lavorare e si è fermata. Io ho interrotto gli studi con la licenza superiore, insomma, il diploma della scuola media superiore. E adesso che cosa fa? Adesso di giorno, diciamo così, lavoro in una sartoria. La sera invece insieme a mia cugina, l'altra nipote di Natalizia, abbiamo un locale, un circolo privato, una specie di club gastronomico nel centro storico di Lecce, in un palazzo vecchio. Io sono impiegata presso uno studio di commercialisti, sono ragioniera commercialista e la sera sono lì. Il lavoro che faccio di giorno è un lavoro che faccio per necessità, invece avere qualcosa... e che so che è nato dalle mie mani e che continua ad andare avanti perché ci sono io, allora mi dà maggiore soddisfazione. La seconda figlia di Natalizia, che per un certo periodo ha fatto lo stesso lavoro della madre, è Cosima. Da signorina ho lavorato io da campagna pochissimo, dico quando c'era da fare, da... con la mamma, perché lo facevamo per conto nostro, il tabacco, sì. Ma poi quando non l'abbiamo fatto più, l'ha fatto Don Antonio Filippi e io non ho lavorato con... Faceva la sarta. Mi è piaciuto fare la sarta. Ecco. E lavoro ancora a fare la sarta. In molte di queste donne c'è la preoccupazione di restarsene a casa, mentre altre donne vengono reclutate dai magazzini, di non riempire lo scippu, cioè il salvadanaio, come dicono qua. Perciò tutte sperano che si produca tanto tabacco e si associano alle rivendicazioni dei proprietari perché lo Stato accresca le concessioni di coltivazione. Si comincia da piccole a nutrire queste speranze.
Sei tu che ti chiami Addolorata? Sì, sono tu io che mi chiamo Addolorata. E il fidanzato ce l'hai? Sì, Udegno. E dove sta adesso? Eccolo, è da parte. Chiamalo un po'. Nicolino, sai che sei curioso con la faccia? Signori, chi lo cori sa guardare? Signora Addolorata, quel Nicolino lì, l'ha sposato? Sì. Siete ancora sposati? Certo. E com'è andata la vostra vita? Bene. Di che cosa vi siete occupati? E mio marito e io ci avevamo un negozio di frutta. Frutta e verdura. Di quegli anni lì di che cosa si ricorda? Che ho lavorato sempre. E basta. Poi mi sono sposata. Ho messo su famiglia. C'ho quattro figli. Qui dietro di lei ci sono due bellissime ragazze. Sì, sì. Sono le sue figlie? Sì. Allora, sentiamo... come si chiama lei? Adiola. Lei considera la sua vita di oggi la stessa che ha condotto sua madre in campagna? No, molto differente. Meglio o peggio? Da un punto di vista meglio, ma da certi aspetti peggio. Quali sono questi aspetti peggiori? Non c'è più comunicatività tra la gente, mentre prima la gente si parlava, aveva un rapporto di amicizia. Mentre adesso la gente tende a stare sul... Si volevano bene qui. Certo, sì. Certo. Stessi luoghi, stessi rituali. Uguali sono anche i colori e gli odori. Le donne pugliesi continuano a raccogliere il tabacco, ma le nuove generazioni sperano in una vita diversa. Che cosa ha voluto lei di diverso per sua figlia? Prima cosa un po' di cultura, personale proprio, perché ci dicono sempre che siamo dal terzo mondo. E io ho voluto che i figli miei avessero un po' di cultura personale. Io ho fatto il liceo scientifico e poi ho preso l'università e ho fatto lingua che ancora devo concludere. Concluderà presto però. Spero di sì. E con questo tabacco, come ci siamo comportati con questo tabacco? Quando ero piccolina proprio, che avevo diciamo 6-7 anni, ho cominciato a prendere confidenza col tabacco, quando appunto si infilava ancora con l'ago e il filo, e seduti per terra, tutti in giro al tabacco, e così mi divertivo, mi sono divertita durante l'estate quando non andavo a scuola, mi piaceva. Quanti anni hai, bambina più piccola? 8. Che lavoro fai adesso? Come si chiama il lavoro che fai adesso? Il tabacco. Ah, infili il tabacco? Sì. E lo fai da molto tempo? Sì. Da quanti anni? 8. No, non dire sciocchezza, appena 3 anni che infili il tabacco. Elisa, l'abbiamo lasciata piccolina, 8 anni, a infilare le foglie di tabacco. E l'abbiamo vista adesso alla cassa, proprietaria di un bellissimo negozio. Sono passati un po' di anni. Che cosa è successo in questi anni per cambiare così totalmente la sua vita? Ci siamo venuti da Lecce, siamo state a Alessano. Mi sono sposata a 21 anni, sono andata in Svizzera per 7 anni. Siamo tornate e abbiamo messo un negozio. Cioè, adesso abbiamo della figlia già che lavora, grande, di quell'altro pure grande, e stiamo bene, facciamo una vita normale. Quando lei era piccina e passava quelle ore a fare quel lavoro forse molto ingrato, pensava mai che il suo futuro sarebbe stato così roseo in questa bellissima casa,
con denaro, con tranquillità e con serenità? Pensavo di migliorare, ma non così però. Un po' di meno sì, ma non tanto. È stata una grossa sorpresa anche per lei? Sì. O è dovuta alla fortuna o a un durissimo lavoro? Non, un po' la fortuna, un po' un durissimo lavoro. Che cosa faceva lei in Svizzera? Lavoravo in una fabbrica. Si trovava bene in Svizzera, sì. O aveva nostalgia della sua Lecce? Sempre nostalgia della nostra Lecce. Quindi quando ha deciso di tornare era molto felice? Sì. Perché è tornata, signora? Per dare ai figli la scuola qua, invece di stare là. Soltanto per motivi di figli, quindi di, sì, per di scuola di figli? Sì, avviarli qua in Italia e rimanere, non fare l'immigrante come abbiamo fatto noi. Non voleva i figli svizzeri lei? No. Nati in Svizzera sì, però non in Svizzera. Sono tutte e due nate in Svizzera? Nate in Svizzera, sì. Qui vicino abbiamo sua figlia, Nadia. Nadia, lei ha studiato, che classe ha fatto? Ho fatto la ragioneria per programmatori. Adesso ho cominciato l'università, ieri il mio primo esame. Quanto ha preso? 30. Complimenti. Grazie. E niente, adesso sto lavorando in una banca. Lavora in una banca? Sì. Il primo lavoro, il primo esame, quindi mi pare che la sua vita si stia iniziando molto bene. Certo, molto bene. Senta, e che rapporto c'ha dal punto di vista culturale con sua mamma che ha fatto soltanto la quinta elementare? Si sente superiore, ha difficoltà di conversazione con lei o sopperisce tutto questo con il grande affetto? Certo, l'affetto è molto importante ed è superiore secondo me alla cultura oppure a qualcos'altro. Sopperisce tutto quanto. C'è un rapporto molto stretto? Sì, soprattutto di complicità. Una cosa che manca secondo me nel rapporto di mia madre con mia nonna. Secondo me non c'è mai stato, soprattutto per quanto le storie che mi raccontano. Forse perché non avevano tempo di vivere insieme? Sicuramente. Lei sta molte ore con la mamma? Sì. E che cosa vi raccontate? Tutto. Nadia, rivedendo quelle immagini di sua mamma bambina, certamente in una situazione non privilegiata, ecco, che cosa le viene in mente, che cosa sente? Un brivido. Un brivido perché era un mondo tutto particolare, secondo me, ingiusto sicuramente. Non teneva conto magari delle necessità della gente. Una bambina a 8 anni, invece di giocare magari con altre coetanee, lavorava. E ancora oggi c'è gente che vive in quel modo, c'è gente che vive lavorando in campagna, d'inverno raccogliendo le olive, d'estate facendo il tabacco. E anche i bambini piccoli lavorano? Certo, soprattutto. Abbiamo fatto tanto lavoro. Quanti anni di lavoro lei ha fatto nella sua vita? Tutti insieme, quanti anni? Una quarantina. Il lavoro nei magazzini, dicevamo, inizia verso dicembre e quando va bene prosegue fino a marzo. In genere le anziane sono le preferite per la loro più vasta esperienza e perché negli stabilimenti non c'è posto per tutte. Il salario nei magazzini è superiore a quello stabilito per le raccoglitrici. Un paio di anni fa fu portato sulle 625 lire al giorno. Le donne se lo contendono ad ogni inizio di lavorazione. Ma la provincia di Lecce ha uno dei più alti redditi industriali d'Italia e uno dei più bassi redditi individuali. Signorina Anna, quanti anni ha? 24. E da quanto tempo lavora al tabacco? Dal 50. Dal 50? Lei è fidanzata? Sì. Ah sì? E si sposa presto? In agosto. Ah, in agosto di quest'anno? Sì, sì, sì. E il suo fidanzato che fa? Meccanico. Qui a Lecce? No, a Milano. Ah, allora quando avrà sposato andrà a Milano? Senz'altro. È contenta? Contentissimo. Senta, ma a Milano non farà la tabacchina? No, no, starò a casa, no? Ah, mi darei la mia famiglia. Ecco, secondo lei è meglio fare la tabacchina o stare a casa? No, no, meglio stare a casa. Meglio stare a casa. Allora i soldi che ora guadagna a cosa le serviranno? Per il corredo. Per il corredo? Per completare la fine, insomma, del corredo. Ho capito. Allora, Anna, noi le facciamo tanti auguri. Grazie. Anna, si è sposata quell'agosto? Sì,
Guardi, le faccio vedere la fotografia. L'aveva già preparata per noi? Sì, per immaginava. Ho immaginato che me l'avresti chiesta. Ce la faccia vedere com'è carina. Vede? Ecco. Quindi i tempi sono stati rispettati? Sì, tutto, tutto rispettato. Ho avuto fortuna, non fortuna che ho preso un marito, come devo dire, benestante, però un grande lavoratore, un uomo che lavora, mi dà tanta soddisfazione, mi vuole bene, ho una bella famiglia, andiamo molto d'accordo. Quindi più di questo che cosa devo chiedere dalla vita? Niente. Come sono andati? Sto benissimo. Come sono andati questi anni a Milano? Sì, stavo bene. Lui guadagnava, dico, si poteva andare avanti. Però noi avevamo in mente di comprare una casetta, ma lavorando lui solamente non ce l'avremmo mai fatta là a Milano. Allora siamo tornati a Lecce perché mia mamma, lei quando me ne sono andata a Milano io, mi ha fatto una malattia che stavo a Milano. Io sono stata sempre una donna che ho chiesto, voglio poco dalla vita, l'importante mi dia la felicità e la salute, di stare bene, non è che ho mai voluto una vita di, se sarebbe venuta mi avrebbe fatto piacere chissà come, però dico sono contenta di quello che mi dà il Signore. Mi ha dato questo e sono felicissima. A me il marito mi interessava perché gli volevo molto bene a mio marito, molto. E ci vogliamo ancora bene come il primo giorno che ci siamo sposati. Aspetterai quest'ansia che ho dentro al cuore, così finirà. Ricordo che quando ero maestra, in una situazione di grande povertà e arretratezza, come era nel Veneto di 40 anni fa, i padri erano portati a non spendere più di tanto per l'istruzione dei loro figli e delle femmine in particolare, tanto che l'analfabetismo era particolarmente diffuso proprio tra le donne, che raramente arrivavano alla fine della quinta elementare. All'inizio dell'anno scolastico, le mie colleghe ed io compravamo di tasca nostra i libri e i quaderni per le bambine, d'accordo con le loro madri, che poi ogni sabato ci portavano le uova, che avendo un prezzo di mercato ben definito, servivano per scalare a poco il debito. Questo episodio mi è venuto in mente vedendo la forza con la quale le donne incontrate questa sera hanno voluto far studiare le loro figlie. Don Milani diceva, date la parola al povero e non sarà più povero. Ma a me, prima di salutarvi, piace risentire quello che in fondo è lo stesso concetto, ripetuto con le parole della signora Pierucci. Perché volevo stare sempre, come ha detto mia figlia, al passo con i tempi, cercare di non farmi, posso dire una parola un po' grossa, di non farmi fregare, questo sì. Allora con la lettura diciamo che ho fatto un po' un autodidatta.